eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera al pubblico di Matrix. Buonasera a Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio, candidato premier, leader di Forza Italia. Buonasera a Oliviero Diliberto, il leader del Partito dei Comunisti Italiani. È una puntata attesa e che qualcuno magari non voleva neanche che ci fosse, e non soltanto tra gli addetti ai lavori, ma è una puntata che abbiamo veramente il piacere di ospitare, di Matrix. Innanzitutto, per amore non, che non sembri fuori luogo, di precisione, vediamo come è nata e da chi è nata l'idea di questa puntata. Da chi ha lanciato la sfida? È stato Oliviero Diliberto in una puntata della scorsa settimana. Bellissimo. Vediamo. Ha ragione quindi Prodi che deve incontrarne tre. Perché comunque non corre il rischio di averlo da consulta, non è l'unico candidato, diciamo. come candidato presidente. No, non è infondata la cosa di Prodi, cioè, a me basterebbe che ne incontrasse uno, nel senso che non riusciamo a fare incontri. Sarebbe interessante vedere Prodi anche contro Fini anche contro Casini, lo dico onestamente. Mi sono proposto di farlo io con Berlusconi, perché siccome ha l'ossessione dei comunisti, finalmente te ne trovo uno vero. Scusi, cosa fa lunedì prossimo? Cosa fa lei lunedì prossimo? Lunedì prossimo, a disposizione. Beh, allora, sentiremo Berlusconi, proviamo a fare Berlusconi di Liberto. Così magnifico. Sarà un milanista contro un interista. E lo sventurato rispose. Conferma. Poi non si è tenuta lunedì perché non si poteva, non l'abbiamo fatto in tempo lunedì, siamo arrivati a venerdì. Dicono i maligni per non andare in sovrapposizione con Vespa, ma questo l'hanno detto soltanto i maligni. Questa sera non c'è neanche questo problema. Perché voleva sfidare Berlusconi? Ma per due motivi. Il primo motivo è che io credo di essere un dirigente politico che usa un linguaggio chiaro, netto, che non si nasconde dietro le piccole o grandi ipocrisie della politica. Perché e qualcun altro potremmo... si nasconde? Molti. C'è un'aria di buonismo finto imperante al quale io non appartengo. Il secondo motivo è un motivo un po' più di fondo, ed è che il presidente Berlusconi parla di comunisti dappertutto, che ci sarebbero comunisti nelle banche, nell'establishment industriale, saremo la maggioranza. Purtroppo non è così, noi siamo un piccolo partito e voglio qui poter parlare del fatto che un comunista è uomo di governo e ha l'ambizione di tornare a governare l'Italia nella coalizione di Romano Prodi. E questa è chiarissima la motivazione. Poi ho da chiederle qualcos'altro ovviamente di Liberto, perché certo, non è nella sua coalizione, quella di Romano Prodi. A molti non è piaciuto che lei venisse qui questa sera. Ne parliamo volentieri. Perché ha accettato invece Silvio Berlusconi? Ma perché finalmente c'è stato qualcuno che non è scappato, perché tutti gli altri si sono dati alla fuga. Quindi onore al merito. Presidente, scusi, Romano Prodi. Lei ha già incontrato Bertinotti e Rutelli. Beh, ma adesso ora incontra me e lunedì, da quello che mi risulta, perché ho sentito Prodi sta liberando l'agenda, dovrebbe... E non mi risulta, sa, adesso non lo voglio dire, per ritorsione, perché a lunedì non si può, ma mi sa che lunedì... Vedrà che, da quello che so, lunedì ci sarà la disponibilità. Va bene, io poi sono contento per chi la fa. E... comunque la realtà fino ad ora è stata questa, che Prodi non ha ancora fissato... veramente l'appuntamento per l'incontro. Anche a me non risulta che lunedì ci possa essere questo incontro. Si stanno incontrando i rispettivi rappresentanti. Quello che è venuto fuori dall'incontro di questa mattina è che dovremmo andare in due senza guardarci neppure in faccia, guardando in camera, perché anche la posizione delle camere deve essere regolamentata, e ciascuno dovrebbe fare il proprio compitino citando praticamente a memoria i punti essenziali del programma. E questo come si fa negli Stati Uniti, Presidente? No, ci sono. No, non è così. Qui a Matrix però ti trovi bene a non fare così, no? No, ma io sono molto contento. No, lo dico francamente, io lo dico contento a tutti e due, perché io voglio far vedere subito a Diliberto e a Berlusconi cosa è successo in questo studio 10 anni fa. Prodi contro Berlusconi. E di buon auspicio, perché vincemmo allora. Oggi... ho detto solo che di buon auspicio. Oggi non succederebbe, perché con la nuova legge
che è una legge veramente democratica, visto che allora avemmo 350.000 voti in più, la vittoria anche allora con questa legge sarebbe stata nostra. Boom. Allora, io è l'occasione per ricordare che il pubblico è per metà, e come sempre in queste puntate in periodo di campagna elettorale di Matrix, per metà di sostenitori di Diliberto, fatevi sentire. Praticamente è per metà di sostenitori di Berlusconi, che ovviamente adesso fanno l'applausometro. Posso fare una osservazione quantitativa? Praticamente tutti gli elettori del partito di Diliberto sono venuti qui. Quando fa queste battute perché è in difficoltà. Perché se no non ricorda le battute. Allora, posso chiedere alle due tiposerie, per favore, almeno di non sbattere i piedi? Grazie. Non vorrei che ci crollasse lo studio proprio stasera. Con tutto quello che è costato. Io sto zitto perché sono in difficoltà. Allora, vediamo una brevissima clip di quello che è successo 10 anni fa. E per questo io chiedo a voi di votare insieme a me la lista dell'Ulivo. Dateci la vostra fiducia, avete il nostro impegno a lavorare per il nostro paese. Allora, grazie a tutte e due. È stata lunga, ma secondo me è stata comunque molto utile. Vi chiedo un gesto di amicizia finale. Se vi alzate e vi avvicinate e vi stringete la mano, forse è il migliore epilogo di questa campagna elettorale. Grazie, grazie a tutti, buonasera. Solo osservare, se mi consente, direttore, che sono alto come Prodi, mentre lui ha detto che per raggiungere la sua altezza avrei dovuto salire su una sedia. Allora io faccio notare che tutte e due dei tre, 10 anni dopo, l'unico a cui è venuto il capello bianco... Se è una battuta bipartisan. No, direttore, se vuole le do io un indirizzo sicuro. No, ho sentito che l'ha già dato a Vespa. Assolutamente rimediare. E secondo me avrebbe anche il dovere di rimediare, visto la professione che fa. Vabbè. Allora, cosa c'è? Se dobbiamo parlare dei capelli o no, di quello che succede in Italia. Allora... No, direttore. C'è la sostanza di quell'incontro. Lasciamo i capelli 10 anni e cominciamo a parlare di libertà. Così vediamo che cosa sa dire il signor Diliberto sulla libertà che il comunismo ha sottratto a miliardi di persone. Se vuole glielo leggo io. Allora, aspetta un attimo. Permettetemi di andare ancora un attimo però a quella cosa di 10 anni fa. Lì ci fu un vero confronto, a parte l'arbitro, che ovviamente di cui non parlo perché... è tuttora presente. Lì non ci furono domande precostituite, lì accettaste tutte e due di andare in mare aperto, lì ci fu un confronto che secondo me finì pari, tanto per parlarci chiaro, poi le elezioni sono andate, come ha ricordato giustamente Diliberto. Perché in 10 anni abbiamo fatto un passo indietro come fiducia da dover fare quelle regole alla Bush-Kerry? Berlusconi e poi Diliberto. Per questo semplice motivo che la sinistra non vuole che i cittadini italiani conoscano la realtà delle cose. Ha per 5 anni disinformato sulla realtà, seminando a piene mani pessimismo, disfattismo sulla situazione economica e su ciò che ha fatto il governo e la maggioranza, e quindi ha visto che quando io ho cominciato ad andare in televisione raccontando con una operazione che ho chiamato Operazione Verità tutte le cose che avevamo fatto e dando i veri numeri della situazione del paese, e via via abbiamo ripreso spinta e siamo arrivati ultimamente a superare, seppur di poco, lo schieramento della sinistra. Credevano di avere già vinto, sono terrorizzati del fatto che io possa venire in televisione, hanno costruito un meccanismo tale da non consentirmi di venire in televisione. È anche una delle ragioni per cui io ho approfittato dell'invito che mi è stato rivolto dall'onorevole Diliberto per avere la possibilità questa sera di infrangere questo muro del silenzio, il bavaglio che mi è stato buttato addosso e che è confermato anche dal fatto che Veltroni, Fassino, Rutelli e tutti gli altri abbiano detto che non vogliono venire in televisione a confrontarsi con me. È così, Diliberto?
A dire la verità, nell'ultimo periodo ho visto Berlusconi in televisione praticamente su tutti i canali a tutte le ore. Da quando è scattata la par condicio, pensare che per cinque anni chi stava all'opposizione ha potuto governare i mezzi di informazione significa avere una colossale faccia di bronzo, perché i mezzi di informazione erano in mano, come sono in mano ovviamente, al governo per un verso e a chi è proprietario per l'altro delle televisioni private. Ma siccome noi, come dire, diffondiamo disfattismo, voglio leggere una cosa semplice a proposito di disfattismo e di condizioni italiane. Mi è arrivato in questi giorni, mi sono arrivate un sacco di lettere, di mail, chiaramente sapendo che avrei avuto l'opportunità di incontrare il Presidente del Consiglio. Tra le altre cose mi sono arrivate moltissime buste paga da parte di lavoratori normali e anche di lavoratori non normali, ahimè. Ne ho scelto una, e ne ho scelto una perché di un lavoratore che è la mia età, è del 1956, compie 50 anni tra pochi mesi. Bene, questo lavoratore, che è un collaboratore a progetto, a 50 anni, lavoratore a progetto, percepisce, qui c'è la busta paga, 400,77 euro. Allora io di fronte a queste cose mi indigno, perché ho mantenuto intatta la capacità di indignarmi di fronte alle ingiustizie della società. 400 euro al mese, un uomo di 50 anni che presumo, non lo conosco, mi è arrivata così, padre di famiglia. Ecco, questo è il paese reale, e questo paese io sono qui appunto per cercare di rappresentarlo. Allora, diciamo che Di Liberto lancia la sfida sul tema del lavoro e due osservazioni precario. Devo rispondere anche all'altra affermazione. In cinque anni noi avremmo avuto il dominio dei mezzi di informazione. Ora sappiamo bene che più del 90% dei giornali stanno a sinistra, è diventato anche il Corsera, che adesso si chiama il Corriere della Sinistra invece che il Corriere della Sera, e anche finalmente ha tolto quella maschera che aveva, e sappiamo che il Corriere della Sera, la Stampa e tutti gli altri più importanti giornali stanno tutti a sinistra. Nelle televisioni, guarda caso, la RAI è così dalla nostra parte che non ha ritenuto nemmeno di trasmettere in diretta un avvenimento, cioè un discorso del Presidente del Consiglio di tutti gli italiani di fronte al congresso americano, e più dell'85% dei giornalisti della televisione pubblica sono iscritti al sindacato di sinistra. Per quanto riguarda Mediaset, lei direttore sa bene com'è la situazione, la prego, sono veramente di non chiedere a me pochissimi su questo. I giornalisti che non sono di sinistra, e basta guardare i telegiornali Mediaset e aggiungo anche tutti gli spettacoli di satira di Mediaset per capire che tutto si può dire di Mediaset, ma fatta con l'eccezione con l'ultimo dei Moicani, Emilio Fede, fatta l'eccezione per un 7% di ascolto, tutto il resto tende, come tutto in generale il panorama dei media italiani, a sinistra. Per quanto riguarda la busta e l'esempio che l'onorevole Di Liberto ha creduto di fare, vorrei osservare che rispetto a quando hanno governato loro ci sono oggi in Italia 1.560.000 italiani che hanno un lavoro in più, ci sono 1.851.000 pensionati che hanno una pensione di 551 euro che prima non ce l'avevano. E credo quindi che rispetto a quello che abbiamo ereditato da loro, comunque questo sia stato un forte miglioramento. Dopodiché che ci siano degli stipendi bassi per certe situazioni è anche vero, ma quali erano gli stipendi dei cosiddetti co inventati dalla sinistra? Erano non solo stipendi bassi come quello che ha citato, ma non avevano nessuna garanzia per quanto riguarda la maternità, per quanto riguarda le ferie. Noi abbiamo trasformato questi lavoratori in lavoratori a progetto, hanno la garanzia sia della maternità e delle ferie, e entro 18 mesi tutti questi lavoratori hanno il 50% di possibilità di vedere il loro contratto trasformarsi da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, cioè a vita. E questo fa sì che dei 22 milioni e 600 mila italiani che sono al lavoro, record storico,
l'87,7% ha un contratto a tempo indeterminato e soltanto il 12,3% ha un contratto a termine. Di questi contratti a termine, il 47% nei 18 mesi si trasforma in un contratto a tempo indeterminato. Quindi è una menzogna il cartello e la scritta che accompagna il viso dell'onorevole Diliberto sui muri di tutta Italia, che dice oggi precarietà, domani lavoro sicuro. Ieri precarietà, oggi lavoro sicuro. Diliberto. No, solo perché sia sui dati sia sulla sostanza. Molto rapidamente, perché il Presidente del Consiglio letteralmente dà i numeri, perché è un fonti Istat. Noi abbiamo avuto 831.000 nuovi posti di lavoro, ma di questi 650.000 sono regolarizzazioni di lavoratori immigrati, cioè regolarizzazioni, lavoratori che erano già in Italia, che lavoravano in nero e che sono emersi e non sono cittadini italiani, perché la cittadinanza italiana, poveretti, se la sognano, ma che sono nuovi posti di lavoro, per modo di dire. Cioè, in realtà, i posti di lavoro che sono stati creati in questi 5 anni sono 132.000, che mi sembra francamente una cosa miserabile. Ma perché toglie quelli degli immigrati? Perché non sono nuovi posti di lavoro. Sono nuovi. È evidente. Scusi, Presidente, questa realtà è una realtà certificata dall'Istat. Dopodiché il Presidente Berlusconi ha, l'ho visto anche a Porta, ci inonda di numeri tutti positivi, sembra il paese di Bengodi. Allora io mi chiedo, perché per 5 anni avete perso regolarmente tutte le elezioni? Perché la gente si è resa fuori. Voglio fare un altro esempio. Non sono stati rifinanziati da questo governo i fondi per la non autosufficienza. È chiaro? Significa anziani e significa disabili. Non sono stati rifinanziati e il governo ha bloccato l'iter della legge, su cui c'era una larga convergenza da parte di tutti, per procurare una tutela maggiore legislativa proprio ai portatori di handicap. Questo è il Fondo Nazionale per la non autosufficienza, che non è stato rifinanziato. Allora, di fronte a queste cose, per davvero, vorrei fare una forma di igiene mentale, provare per una volta in televisione a dire la verità e a dirla con parole chiare, che sono esattamente quelle che gli italiani vogliono sentirsi dire. Penso che di questo che stiamo facendo, no? Allora, su questo, Presidente, poi ho una cosa da chiedere a partire da lei. Allora, tutti i dati che io ho avuto modo di dire in televisione sono tutti dati che vengono certificati dall'Istat. Oggi lavorano in Italia 22 milioni e 600 mila italiani. È un record, ripeto, storico. I disoccupati sono scesi a 1 milione e 700 mila. Di questo 1 milione e 700 mila, circa il 60% ha, per fortuna, un lavoro in nero. Per fortuna, nel senso che è meglio avere un lavoro in nero che non averne affatto. La disoccupazione è scesa, quindi, in maniera molto forte, ad una percentuale a cui non era mai scesa. I 600, a me risulta, pensi che sono 635.000, non 650.000, gli stranieri che prima lavoravano in nero e che adesso sono garantiti, pagano sia i contributi pensionistici sia le tasse, tant'è vero che nelle casse dell'erario entrano ogni anno 500 milioni di euro, cioè 1.000 miliardi di vecchie lire al mese nelle casse dell'erario. Credo che sia un fatto assolutamente positivo, non vedo perché si debba dire che questo non, è qualcosa non sono nuovi che non ha importanza. Chiamiamoli pure, va bene, allora scaliamo questi qua dal numero dei nuovi. I 22 milioni e 600 mila risultano all'onorevole Diliberto o no? Il 1.700.000 risulta all'onorevole Diliberto o no? No. Allora, si vede che l'Istat ha due facce, è un Giano Bifronte che a Diliberto dà in modo non ufficiale dei dati che gli convengono, anche perché la regola di chi è nato nella scuola comunista è che la verità è ciò che conviene al partito. Però scusi,
Vabbè. Voglio chiederle sul nome di finanziamento del fondo. Mentre per il presidente Berlusconi la verità è ciò che fa comodo a lui. Sono due battute speculari. Allora, sul non rifinanziamento del fondo di autosufficienza. No, voglio dire, per quanto riguarda invece lo Stato sociale, c'è stato esattamente un incremento del 5% all'anno globale per tutto lo Stato sociale. E per quanto riguarda le parti dello Stato sociale, alcuni settori hanno avuto un incremento ancora più alto. Per esempio, la scuola nel suo complesso, il partito dell'onorevole Di Liberto vuole abolire la riforma Moratti. Bene, questa riforma Moratti ha avuto il merito di un 14% in più di spesa rispetto all'eredità che abbiamo avuto dalla sinistra e avendo ricevuto 300.000 precari ha fatto sì che noi ne assumessimo 130.000 già ad oggi, 30.000 li assumeremo già previsto con la legge finanziaria 2006 nel 2006 e nel 2007, più 70.000 nuovi insegnanti, soprattutto per le nuove materie di insegnamento, le lingue. Ricordiamoci che oggi è 1 milione in più il numero dei ragazzi che studiano l'inglese e prima non lo studiavano. Quindi praticamente io non so come si possa dire che questo governo ha mancato nei confronti della politica sociale. Ricordo anche che la migliore politica sociale è quella di creare le condizioni per nuovi posti di lavoro. Credo che questo sia un fatto che è testimoniato dai risultati. Mi piacerebbe che l'onorevole Di Liberto mi potesse dare quel suo foglio sull'Istat, perché quando Fassino in una trasmissione a Ballarò, dove non c'erano il 50% di spettatori di una parte e dall'altra, ma erano praticamente tutti dalla parte della sinistra, questa è la diversa democrazia che esiste nei media, che guarda caso fanno tutte capo le volte. A povero cuore, tutte le volte me lo mazzola tutte le volte. Scusi, ecco, in quell'occasione Tremonti non ebbe il dono di avere quel foglio. Io mi impegno a dare una risposta pubblica sul foglio, se l'onorevole Di Liberto sarà così cortese da darlo a lei. Allora, ma penso che glielo potrà dare anche a lei. Allora, alla fine glielo dà, vero? Sì, sulla scuola sono stati tagliati in 5 anni il 40%, parlo della scuola pubblica, il 40% dei trasferimenti ordinari alle istituzioni scolastiche da parte dello Stato. Il 40% di taglio. E siccome io qui poi glielo passerò. Ma come poi fa glielo a passerò, dire queste poi cose? Glielo passerò. Ma dai. Questo è un foglio su carta intestata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ufficiale? Ma è una cosa che non ufficiale sta in no, sé. Vede il 40% avremmo chiuso le scuole. Vede che interrompe. Chiuso le scuole. Interrompe quando allora, in difficoltà. Questa è una circolare. Una circolare che dice la dotazione ordinaria per l'anno 2006, dovrà essere prudenzialmente prevista con una decurtazione del 20%. Ma di che cosa? Solo nel 2006, rispetto agli importi assegnati nell'anno 2005. Ma su che cosa? Si tale sulle spese stima dei bidelli, prudenziale sui si rende necessaria. Di... Presidente, se lei mi dà sulla voce perché è in difficoltà, guardi che gli italiani se ne accorgono, perché questi sono documenti pubblici. Documenti pubblici. Decurtazione del 20% solo nel passaggio dal 2005 al 2006. Questi sono documenti ufficiali. Per quanto riguarda la riforma della Moratti, è, lo dico con assoluta serenità, una nefandezza. Perché reintroduce in Italia la scuola di classe. La Moratti ha reintrodotto in Italia un istituto scolastico che io ho fatto tempo a conoscere, ma che era stato abolito nel 1962, non dai comunisti, dai cosacchi, ma da un governo di democristiani e di socialisti. Abolirono l'avviamento al lavoro, che era quella cosa che faceva sì che i figli dei professionisti prima andavano a scuola, al liceo, all'università e diventavano professionisti come i loro genitori. I figli dei lavoratori non dovevano rompere le scatole, andare a scuola, ma quando mai? A imparare un mestiere. L'avviamento al lavoro era questo ed è stato reintrodotto con la scelta precoce, la cosiddetta canalizzazione precoce, per cui a 12 anni un ragazzino, quindi non un ragazzino, ma la famiglia, deve scegliere se mandarlo a imparare un mestiere manuale o al liceo.
Questa è la realtà delle cose. Chiarissima l'accusa. Su questo, Presidente Berlusconi. Questa è la dimostrazione del comportamento di un vero integrale comunista, finalmente, che ribalta per professione la verità, la realtà. Allora, per quanto riguarda la scuola pubblica, l'investimento, e si può prendere dalla finanziaria, ogni finanziaria di questi 5 anni, c'è stato un incremento da 35 qualcosa miliardi di euro a 40 e qualcosa miliardi di euro, quindi un aumento del 14% oggi rispetto al passato. Ha dato costante di popolazione scolastica? Ha dato costante, ci sono dei miglioramenti anche per questo caso, perché con il fatto che per la prima volta i corsi, le lezioni sono iniziate puntualmente in tutti i 5 anni del governo della nostra parte, e c'è stato un incremento delle iscrizioni, delle immatricolazioni, per esempio nell'università del 25%, un 10% di incremento in più per quanto riguarda le lauree, un abbattimento dal 65 al 40% per quanto riguarda l'abbandono scolastico. Quindi credo tutti interrompere perché per lei vale. Ha ragione. Vale, ha ecco, ragione. Va bene. Allora. Infine la scuola, la riforma Moratti era indispensabile. Non è affatto vero che si debba fare una scelta definitiva. Tanto è vero che non è vero che c'è stata la reintroduzione dell'avviamento. C'è stato un fatto di 8 licei, per cui i ragazzi usciti dalla secondaria possono scegliere, a secondo dei loro talenti e delle loro propensioni naturali, tra ben 8 diversi licei. Di fianco ai licei c'è la scuola per la formazione professionale. La scuola per la formazione professionale, che non è paragonabile al vecchio avviamento al lavoro, permette sempre, anche nell'ultimo anno, agli alunni di passare, se lo vogliono, ai licei. Gli alunni dei licei, se lo vogliono, possono passare da liceo a liceo, se lo vogliono possono passare dal liceo alla formazione professionale. Scusi, l'unica cosa su cui ci si può pigliare per ribaltare la realtà è che dai 15 ai 18 anni gli alunni si divideranno nello studio e nella pratica presso le imprese. Quindi è un fatto di arricchimento, perché oltre all'inglese dai 5 anni in avanti, oltre alla seconda lingua dalla prima secondaria, gli alunni conosceranno anche la pratica del mondo del lavoro. Credo che quindi questa scuola sia qualcosa che ha fatto fare un passo in avanti a tutta la popolazione scolastica. I risultati si percepiranno da parte degli alunni e delle famiglie man mano che ci sarà l'attuazione, ma dire, come dice l'onorevole Di Liberto, che loro vogliono cancellare la riforma Moratti, significa che vogliono fare un ritorno all'indietro ad un passato che nessuno per la verità recrimina. Voglio rassicurare tutte e due che tengo conto dei tempi di risposta. La riforma contro riforma della ministra Moratti ha esattamente reintrodotto un meccanismo classista. Faccio un esempio terra a terra. Quando ci fu la riforma della scuola media unificata, appunto nel 62, con l'abolizione dell'avviamento, ci fu la scuola media uguale per tutti, tranne in un marginalissimo punto, che era l'insegnamento del latino in terza media. Latino. Si poteva scegliere in terza media, lo ricordo a quelli che, come dire, sono della mia generazione, si poteva scegliere tra le applicazioni tecniche e il latino. Guarda caso, quelli che sceglievero le applicazioni tecniche erano i figli della povera gente, perché è naturale che accada così. E allora noi dobbiamo riprendere quello che diceva appunto la mia professoressa di latino di allora, lo diceva a quei ragazzi, figli perché di lavoratori. Perché era un ragazzo bene. Lo diceva a quei ragazzi che sceglievano le applicazioni tecniche. Gli diceva che la scuola non deve insegnare un mestiere, ma deve insegnare il senso critico, la libertà di pensiero, la cultura, perché alla fine della fiera la cultura è quella cosa che ti dà consapevolezza dei tuoi diritti. Ma vogliamo vedere perché c'è una crisi verticale in Italia, una crisi verticale dell'economia italiana? Poi ci abbiamo tutti i dati, che sono quelli del Fondo Monetario Internazionale, non dei comunisti, Fondo Monetario Internazionale.
perché non si è sufficientemente investito sulla intelligenza dei nostri concittadini, della ragazza e dei ragazzi. Un esempio terra terra: il nord-est, il mitico nord-est, ha tirato l'economia italiana per 15 anni, c'era la piena occupazione. Ma siccome c'era la piena occupazione, nello stesso nord-est c'era la percentuale più bassa d'Italia di diplomati e di laureati. Dopodiché, qual è l'effetto oggi? Che stanno iniziando a chiudere, perché a parità di non qualificazione professionale gli imprenditori si spostano, delocalizzano, vanno a Timisoara, vanno in Oriente, e allora bisogna investire sulla scuola, sulla testa della gente. Se gli insegni un mestiere, dopo 6 mesi è diventato obsoleto, perché la scienza va avanti. Allora questa cosa noi dobbiamo cambiare, e la faremo, tanto è vero che nel programma dell'Unione c'è l'innalzamento dell'obbligo scolastico per tutti a 16 anni e cercheremo di portarlo a 18, diritto allo studio. Poi se vuole sapere dove finiscono i soldi, poi ve lo passate. Non ho parole, perché noi abbiamo aumentato di 12 anni, abbiamo portato da 5 anni e si insegna l'inglese, giocano con l'inglese i bambini già dal primo trimestre, giocano col computer nel secondo trimestre, l'abbiamo portata a 18 anni come scuola dell'obbligo, e quindi adesso sento che invece saranno loro che vorranno aumentare il periodo scolastico. Bravissimo, va bene. Allora, come non è vero che l'abbiamo portata a 18 anni? Come non è vero? Non è vero, perché l'obbligo scolastico è scolastico, non è mandarlo in un'impresa a lavorare. Ma non c'entra nulla con l'obbligo, sono poche ore. Presidente, posso dire cosa è quel libro? Scusi, poi tra l'altro io non vedo perché anche in passato ci fossero queste difficoltà a fare una scelta. Io ero figlio di una famiglia povera, allora, negate anche la storia? Va bene? Allora, io ero figlio... Scusi Presidente, ma suo padre non era direttore di banca. Buttiamola in ridere. Allora, a me avevo uno zio che mi diceva: studia il latino, se vuoi riuscire nel commercio. Ho studiato il latino e sono riuscito nel commercio. Quindi mi sta dando ragione. Quindi mi sta dando ragione. No, Filiberto insegna diritto romano, quindi... Quindi tutti possono scegliere liberamente, perché la scuola è gratuita, quindi ogni famiglia può scegliere liberamente. Abbiamo la garanzia di avere i libri gratuiti per le famiglie meno abbienti sino a 18 anni, quindi c'è la possibilità, per tutti. Bene, nel nostro programma. Le famiglie lo sanno a settembre il salasso che c'hanno per comprare i libri di testo per i ragazzi. Oh, lo dico a tutte e due, questo col Bush Kerry non lo potreste fare, che uno dice una cosa e l'altro ride. E allora oppure io contesta. Voglio sintetizzando, lo dico a tutte e due. Questa scuola è esattamente il contrario di quello che ha cercato di far credere l'onorevole Diliberto. Prima c'era un insegnamento standard, uguale per tutti, egualitario. Oggi questa scuola è fatta per guardare al singolo alunno, per cercare di capire quali sono i suoi talenti, le sue potenzialità, le sue carenze. L'alunno sarà assistito dai 5 ai 18 anni da un dossier che non sarà perciò soltanto quello di oggi, i voti della pagella, ma indicherà compiutamente le caratteristiche di ogni ragazzo, e tutti gli insegnanti che lo aiuteranno nel suo percorso scolastico perciò potranno conoscerlo in tutta la sua storia scolastica. Le famiglie potranno scegliere insieme ai ragazzi, sia quando arriveranno alla soglia della secondo ciclo, cioè la secondaria, sia per quanto arriveranno a 15 anni tra liceo e formazione professionale, ma c'è la libertà più assoluta di passare dall'uno all'altro. Non vedo come si possa dire un fatto negativo da una scuola che farà uscire a 18 anni dei ragazzi che sapranno perfettamente come seconda lingua madre l'inglese, che sapranno molto bene in modo fluente una seconda lingua europea, che sapranno tutti i mezzi delle nuove tecnologie di comunicazione, sapranno usare il computer, navigare su internet. Parentesi, oggi siamo sopra il numero dei computer nelle scuole, ce n'è uno ogni 10 ragazzi, io ho ereditato una situazione da loro in cui ce n'era uno ogni 28 ragazzi, oggi siamo sopra la media europea.
un ragazzo uscirà e potrà realizzarsi dovunque, sarà già pronto perché conoscerà anche il mondo del lavoro, potrà realizzarsi in Italia, in Europa, nel mondo, dove lo vorrà. Allora, la libertà di scelta, la libertà di scelta è esattamente il contrario dell'obbligo scolastico, è esattamente il contrario. Quando si è iniziato a parlare di obbligo si è capito una cosa chiave, e cioè che bisognava creare un vincolo per mandare i ragazzi a scuola affinché non ci fosse la dispersione scolastica delle famiglie più povere, quelle che i figli non li mandavano a scuola. Obbligo scolastico, non la scelta, perché se c'è la scelta tra andare a imparare un mestiere, come si diceva prima, e andare in un percorso liceale, si ricrea la scuola di classe, cioè okay, quella che non dà privilegi. No, no, scusate, quella che non dà diritti, dà privilegi. Volevo solo perché dire a Diliberto che è un concetto, allora, è un concetto, scelta, prego, prego, si trova prego. Per sapere dove vanno i soldi, per saperlo dico, ho l'occasione finalmente di dirlo a qualche milione, speriamo, di italiani. Ne sia certo, Diliberto. Ecco, dove vanno i soldi pubblici? Questo non potrà dire niente il Presidente del Consiglio, perché è un decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, un decreto. Bene, questo è il decreto che legalizza, cioè significa che lo Stato poi paga, legalizza una università fondata dalla Congregazione dei Legionari di Cristo, chiaro? E cioè con i fondi dello Stato, quelli di tutti noi, si creano università private di tipo, come dire, di cui non sappiamo granché, Legionari di Cristo, che pigliano i soldi di tutti noi. Viceversa, l'università e la scuola pubblica, questi sono i fondi per la legge sull'autonomia scolastica, 2001 258 milioni, 2002 231 milioni, 2003 225 milioni, 2004 203 milioni, sempre a scendere. Questo è il punto, che queste sono cifre vere, documentate, e ci dicono che un modello di società, quello che noi vogliamo, quello della Costituzione repubblicana, sta venendo smantellato da questo governo, e bisogna impedirgli altri 5 anni che lo finiscano di smantellare. Berlusconi. Viene fuori chiara la concezione dello Stato di matrice comunista, appunto. In cui la Costituzione l'hanno scritta anche i democristiani, Presidente. L'abbiamo scritta insieme. In cui praticamente è lo Stato che decide per i cittadini dove devono andare a scuola. Allora, in uno Stato liberale, invece, le famiglie devono poter scegliere a quale scuola mandare i loro ragazzi. Se li mandano alla scuola pubblica, dove per esempio ci sono insegnanti che sono prevalentemente di sinistra, c'è uno iatus tra i principi, i valori che le famiglie hanno inculcato nei propri ragazzi e che vorrebbero vedere continuati nell'insegnamento nelle scuole in cui possono andare. Quindi in uno Stato democratico ci devono essere le scuole di Stato, ma ci devono essere anche delle scuole private per dare alle famiglie e agli alunni la libertà di scegliere dove vogliono andare a continuare la loro preparazione per la vita. È quindi logico che in un paese, in una democrazia, ci possa essere lo Stato che mette le famiglie nella possibilità di scegliere se andare da una parte o dall'altra. Questo comporta che ci sia un certo aiuto dato alle scuole private, che oggi tuttavia nell'ambito di tutta la materia scolastica, l'organizzazione scolastica, sono appena, e io credo che dovrebbero salire, appena il 6%. Quindi questa università rientra in questo 6%, mi sembra che il minimo per garantire ai cittadini italiani una libertà di scelta sull'educazione dei loro figli. Allora, così, io penso che scusi, mentale, sia pure per favore, la scuola pubblica è di tutti. Posso Diliberto. Allora, io penso che avete potuto parlare di questo argomento, che non è il più facile, in piena libertà. Mi sono astenuto dal punzecchiarvi o stimolarvi, perché ho visto che del resto avevate dossier contrapposti. Adesso noi ci fermiamo per la prima volta, dopo vorrei che a partire da chi l'ha fatta si parlasse
della legge Biagi, che voi chiamerete legge 30 immagino, e quindi della questione del lavoro, lavoro come è venuto cambiando, lavoro come in ciascuna delle due visioni lo vorreste per l'immediato futuro, chiunque governi. A tra poco. Riprendiamo questo confronto Berlusconi-Diliberto che tanti aspettavano o temevano come chissà quale ordalia, in realtà per ora civilissimo sulle cifre, su tesi contrapposte. Si può essere fermi e pacati al contempo. Sì, sì, ma ce ne eravamo accorti. Ma quello che voglio dire, ne sono contento per tutte e due e va benissimo, penso per i telespettatori, cittadini, trattino elettori, che possono evidentemente confrontare le diverse visioni e le diverse proposte e per la verità anche diversi dati, poi non tutti potremo riuscire a capire chi aveva ragione su alcune cifre. Io li ho fatti vedere però i documenti ufficiali, vedere. Allora diciamo che se volete per le prossime puntate di Matrix siamo disponibili a mostrare poi le fonti. Se per ciascuna... riesci a riorganizzare un confronto volentieri, no, ma... a vigilia delle elezioni. Noi guardi, io penso noi ne faremo sempre, anzi è l'occasione per ricordare che lunedì c'è Fini contro Rutelli. Allora, Presidente sta leggendo, si sta annoiando. No, siccome può essere fermi e pacati allo stesso tempo, non posso sottrarmi a applaudire a questa fermezza e a questa pacatezza, che confermo citando alcune definizioni e frasi che l'onorevole Diliberto ha avuto l'amabilità di rivolgermi. Per esempio, trovo l'intervento di Silvio Berlusconi disgustoso. Berlusconi è un pazzo, pericoloso per la democrazia, è davvero fascista. Berlusconi è un campione della mistificazione e delle bugie. Berlusconi è di una inettitudine clamorosa. È una vergogna mondiale avere Silvio Berlusconi presidente del Consiglio del nostro paese. Berlusconi è un grande bluff, una vera e propria truffa ai danni del cittadino. E l'idea di Berlusconi di eliminare la legge sulla par condicio rappresenta un autentico colpo di Stato. Il governo, il sonno della ragione genera mostri, il governo attuale è un governo di mostri. Purtroppo abbiamo un governo come questo di Berlusconi che non è solo guerrafondaio, è addirittura ridicolo che è peggio. Evviva la pacatezza, se questa è. Posso? No. Oh. Mentana. Qui la... un solo secondo. Ma quando... questa non è la fonte non è l'Istat in questo caso. Come? Non è l'Istat. Queste sono cose dell'ANSA in questo libro Berlusconi ti odio, che raccoglie tutti gli insulti e le calunnie che i protagonisti della sinistra mi hanno rivolto quando un direttore di un loro giornale ha incaricato non due ma tre giornalisti di cercare gli insulti che io avrei rivolto a loro. Sono tornati a mani vuote perché io davvero liberale non ne ho mai insultato nemmeno una volta. Quando io allora intanto Ventana. Dico una cosa, solo un secondo, a favore, alcuni dei sostenitori di Diliberto mi hanno detto che secondo loro viene inquadrata la parte del pubblico di Berlusconi e non la loro. Io non credo che sia così, però nel caso la regia sicuramente provvederà, è così, era questo giusto? Diliberto, semplicemente che i nostri sono più belli. Visto che non era vero? Allora. Quando Berlusconi non sa cosa replicare di fronte al disastro di questi 5 anni, passa appunto a queste cose. Io vorrei stare. No, però una cosa sulla vicenda, diciamo, degli insulti, delle cose, voglio dire a Berlusconi, molto semplicemente. Berlusconi dipinge, non me, ma il centro-sinistra come l'impero del male.
dicendo che se noi andremo a governare ci sarà lacrime, sangue, odio, deportazioni in massa, fucilazioni, cose di questo genere. Insulta il leader della mia coalizione, Romano Prodi, continuamente. Allora, che qualcuno gli risponda di santa ragione, secondo me non è male. Quindi grazie per aver letto queste cose. Però io voglio tornare alle cose concrete. Perché se noi volessimo... Posso permettermi? Sì. Avevamo detto, lei se lo ricorderà certamente per la sua passione logica e politica, che questa volta iniziavamo con Berlusconi sui temi del lavoro. Sì. Prima abbiamo cominciato con lei sugli altri temi. No, ma è chiarissimo. Ecco. Però proprio perché io lo ricordavo, invece di parlare del lavoro precario e delle condizioni di vita della povera gente, abbiamo parlato d'altro. Io poi mi farebbe piacere... Pietro, scusa, parlando della legge Biagi, che voi chiamate legge 30, sicuramente a quello si arriva. Certo, ma io sono d'accordissimo di parlarne. Guardi, è proprio il contrario, davo ragione. Stiamo dicendo, penso tutti, la stessa cosa. No, due stiamo dicendo una cosa e uno ne sta dicendo un'altra. Allora, anche qui davvero il ribaltamento della realtà. No, ma... Io non ho mai parlato di impero del male, è una definizione del presidente Reagan nei confronti dell'URSS. Due, io non ho insultato mai il leader della coalizione Prodi, mi si dica qual è l'insulto. Non l'ho mai insultato, qualche volta con ironia ho raccontato degli aneddoti, ma subito ne ho raccontati anche su di me, con autoironia, che tutti, credo, chi non è in malafede, mi deve riconoscere. Non ho mai parlato dell'avvento della sinistra al governo come causa di deportazioni o altro, non me ne sono mai immaginato. Privazione della libertà, Presidente. Anche questo non è vero che ho detto questo. Ho detto che ci sarebbe una libertà condizionata, una libertà minore, e quindi non la privazione della libertà, che è altra cosa. Ma noi abbiamo, quindi, ancora una volta, anni. La tecnica comunista è la seguente: si dice che l'avversario ha detto cose che non ha mai nemmeno pensato, e su queste cose che avrebbe detto ma che non sono vere si costruisce la critica all'avversario stesso. È pura scuola, Presidente, comunista, la scuola di Mosca. Presidente, noi abbiamo governato 5 anni e non c'è stato nessun abbassamento di libertà, nessun abbassamento voi di libertà. E lei lo sa, perché in quei 5 anni lei ha potuto lavorare tranquillamente, le sue aziende sono andate alla grande, quindi voi c'è avete governato privazione di libertà. Avete governato 5 anni, per fortuna nella vostra coalizione c'è il caos, per cui non riuscite ad andare d'accordo praticamente su niente, ma alcune cose avete tentato di farle, per esempio l'eliminazione del leader dell'opposizione usando quei magistrati che sono organici a voi. È la totale... Aspetta che i ragazzi finiscano. Lavoro. Se una istituzione, perché il presidente Berlusconi oggi rappresenta non solo se stesso, una istituzione, la presidenza del Consiglio, si permette di dire queste cose su un ordine indipendente previsto costituzionalmente come la magistratura, questo è il segno della più totale mancanza di senso dello Stato. Però devo fare una domanda. Il senso, adesso rispondo io. Sì, però poi mi permette solo un secondo. Allora, il senso dello Stato dell'onorevole Diliberto è quello dello Stato di Polizia, quello dell'URSS che lui conosceva benissimo. E devo dire che non è il Presidente del Consiglio. Io oggi sono qui non come Presidente del Consiglio, sono qui nella veste del leader di un partito della Casa delle Libertà, e lui è qui nella sua veste di leader di un partito dell'Unione. Bene, io voglio semplicemente dire che quando una istituzione, un ordine indipendente è stimato soltanto da 12 cittadini su 100, c'è qualcosa che effettivamente non va. Mi permettete una cosa? Su questo sicuramente... No, però... Prego, no, però, però... No, poi io tento invano di fermarvi, però so che su questo potreste andare avanti 7 ore,
e non si arriverebbe a... No, però io voglio dire una cosa sulla magistratura, tengo, perché... lei è stato ministro della giustizia, quindi... Perché... No, scusate, voglio dirlo a tutte e due le tifoserie, a me che ci siano gli applausi non mi dà affatto fastidio. Vi prego invece di non fare, lo dico a tutte e due le tifoserie, di non fare invece gesti negativi o ululati o cose di questo genere che ho sentito da tutte e due le parti. Questo secondo me non fa onore a nessuna parte del pubblico. Grazie. Io trovo che, come tutti, anche la magistratura possa essere criticata, ma questa ossessione di ritenere che la magistratura italiana sia diretta dalla sinistra, questa ossessione nel parlare delle toghe rosse, beh, io voglio dire una cosa a tutti i nostri ascoltatori: ci sono state toghe rosse in Italia, sì, rosse del loro sangue versato per il bene dello Stato. Falcone, Borsellino, Chinnici, il giovane Livatino, quelli che hanno sacrificato la propria vita per combattere la malavita organizzata e il terrorismo. Guarda casa, non erano toghe rosse, sono state insanguinate, ma non apparteneva nessuno di loro alla sinistra, erano esattamente dall'altra parte. Io possiamo passare. Vorrei ricordare che questa magistratura di Milano aveva già fatto un'operazione nel 94 con il tandem Corriere della Sera PM, con quell'avviso di garanzia presentato sul Corriere della Sera, che ha sottratto ai cittadini italiani che avevano votato un governo di centrodestra questo governo per 4 anni ulteriori di governo. È stato un golpe operato dalla magistratura milanese, tanto è vero che poi quel processo è finito con la piena assoluzione dell'allora Presidente del Consiglio, mandato a casa da quella operazione, con la piena assoluzione per non aver commesso il fatto. Questa è storia, onorevole Diliberto. Veramente non sono è stato chiacchiere, mandato a casa. È storia. Veramente? È storia. Presidente, veramente lei è stato mandato a casa... È stato mandato a casa nel 94 perché i suoi alleati, la Lega, si è sfiliata dal governo e non c'aveva più la maggioranza. Anche questa però... è una falsità. Come una falsità? Perché il signor Bossi fu chiamato dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, che militava nella sinistra. Scalfaro. E... Scalfaro. Scalfaro. Noto bolscevico. Della sinistra, no. Se non era un bolscevico, lascio a voi di giudicare come si è comportato. Ha chiamato Umberto Bossi e gli ha detto: Berlusconi è finito, ormai è nel burrone. Se non vuoi cadere anche tu nel burrone con lui, insieme al tuo partito, devi abbandonare la coalizione del centrodestra e far cadere il governo. Bossi gli credette, me l'ha raccontato con parole precise diverse volte. No, vi ho pregato una cosa. Quindi io credo che nella storia italiana si debba registrare questa veramente situazione antidemocratica che è stata originata, ripeto, da un golpe della magistratura milanese. No, io vorrei dire che la giornata di oggi, visto che, come dire, sulla storia passata le interpretazioni sono evidentemente difformi, anche se i fatti parlano chiari rispetto alla Lega, ma la giornata di oggi è contrassegnata da un problemino mica da ridere. Un altro, l'ennesimo, ministro del governo si è dovuto dimettere, Storace. Si è dimesso non per una divergenza politica con il governo, con il Presidente del Consiglio. Si è dimesso perché dal suo entourage, è un'accusa, andrà dimostrata, per carità, ma è enorme, c'erano delle intercettazioni, delle spie, usando la Guardia di Finanza, due persone della Guardia di Finanza, ai danni di due avversari politici nel corso della campagna elettorale per le regionali. Allora, questo sì che è disprezzo delle istituzioni, questo sì che è un'attività eversiva che mina la libertà di tutti noi. Questa è la realtà dei fatti. Chi è che mette a repentaglio la libertà e il sistema democratico? Ovviamente chi ha violato, non sarà la magistratura ad accertarlo, è ovvio. Ci sono provvedimenti. È ovvio, però ci sono due arresti. Tipo...
Sono due arresti. Questo nei confronti di Storace non no, ci no, sono no, ho detto del suo entourage. Non lo dico. Allora bisognerebbe usare, onorevole Diliberto, il condizionale, non questa è versione, questa sarebbe versione, se i fatti accertati dalla magistratura portassero a stabilire che questo è accaduto. Io conosco il ministro Storace, so che è persona trasparente, è persona chiara, è persona generosa. Questa generosità oggi l'ha portato a dare le dimissioni, a mettere il suo mandato a disposizione del Presidente del Consiglio con una decisione sua, del suo partito, proprio per, diciamo così, preservare il governo e il suo partito da possibili utilizzazioni mediatiche di questo fatto. Lo ringrazio di questo fatto e per quello che lo conosco posso dire, avendo avuto il ministro Storace in tante occasioni di fronte a me in Consiglio dei Ministri e in tante situazioni anche difficili, che mi sembra assolutamente impossibile che possa essere coinvolto in un affare di questo tipo. Quindi lo ringrazio e voglio dire, sono assolutamente certo che le indagini porteranno ad una esclusione di una qualsiasi sua responsabilità. Non saranno. Posso chiedere tecnicamente cosa succede adesso? Col non succede della nulla, il Presidente del Consiglio, se il ministro Storace insisterà nel mantenere la sua decisione, che potrebbe anche non essere così, il Presidente del Consiglio assumerà l'interim del Ministero della Salute. Allora, non saranno un po' troppi i ministri che ultimamente si dimettono per non mettere in difficoltà? Due nell'ultimo mese, vorrei ricordare, perché in precedenza siamo ne veramente abbiamo un bel po'. Il Parlamento è sciolto, siamo veramente agli ultimi momenti della magistratura, della legislatura che finisce prima per una nostra libera scelta. Freudiano. Che siamo agli ultimi momenti di una così fatta magistratura, lo dico senza tema alcuna, perché francamente questa magistratura è qualcosa che va assolutamente cambiato, è una malattia della nostra democrazia, dobbiamo assolutamente pervenire a un cambiamento dell'ordinamento giudiziario. Questo è un fatto su cui io mi sono impegnato a non lasciare la politica fin quando i cittadini italiani, non soltanto quelli di centrodestra ma anche quelli di sinistra, accusati da un pubblico ministero di un reato, avranno la certezza di andare in un'aula di tribunale davanti a un giudice che sia veramente imparziale. Oggi non è così, perché il fatto che pubblico accusatore e giudice appartengono alla stessa categoria fa sì che il giudice debba essere quasi un eroe, debba compiere un atto di coraggio se ritiene che il teorema accusatorio dei PM non è sufficiente per fare condannare quel cittadino. Per fare questo deve andare contro il suo stesso interesse, perché dal PM dipende anche la sua carriera, i suoi trasferimenti, le assoluzioni eventuali di procedimenti disciplinari. Bisogna che i PM lavorino lontano dai palazzi di giustizia e che quando devono andare dal giudice si comportino e debbano comportarsi esattamente come gli avvocati della difesa, fissando l'appuntamento, bussando alla porta ed entrando dal giudice col cappello in mano come fanno gli avvocati difensori. Riusciamo a chiudere su questa una domanda al Presidente del Consiglio, che a proposito di un processo, ma di un processo civile molto più banale, io credo di essere tra i pochissimi che non entra mai nel merito dei processi in corso, perché sono rispettoso dell'indipendenza della magistratura. In questo caso la domanda è molto più banale, però simbolicamente è rilevante, come vedrete. La signora Ida Severini, penso che il nome le dica qualcosa. No, non la conosco. No. Bene, glielo dico io chi è. 78 anni, di San Cesareo, provincia di Roma. La signora Ida Severini ha citato per inadempienza contrattuale il Presidente del Consiglio, perché non avrebbe rispettato il famoso, chiamiamolo con il nome, contratto con gli italiani. Sì, adesso ricordo. Perché è persona che ha una pensione sotto i 516 euro e non ha avuto la pensione a 516 euro come era stato promesso. Sin qui c'è un processo, c'è il giudice di pace. No, vorrei fare un'altra domanda. Scusi, onorevole Berlusconi, ma perché si fa difendere dall'avvocatura dello Stato?
non ne ha soldi per pagarsi l'avvocato di tasca sua invece di farla pagare a tutti gli italiani? Che l'avvocatura dello Stato, l'avvocatura dello Stato è lecito, vorrei finire. Domanda chiara. È lecito. Domanda chiara. È lecito naturalmente che lei si faccia difendere dall'avvocatura, però francamente a me sembra una cosa enorme dal punto di vista causa politico. Assolutamente di competenza dell'avvocatura dello Stato, perché questa signora si rivolge al Presidente del Consiglio e domanda al Presidente del Consiglio le ragioni per cui, essendo stato deciso da una legge dello Stato, i soldi, a dire che verità, 1.851 pensionati oltre i 70 anni hanno avuto un aumento, pensionati di cui la sinistra precedentemente si era totalmente dimenticata, domanda come mai la signora non ha avuto questo aumento. Bene, l'avvocatura dello Stato in una relazione, non ricordavo il nome ma ricordavo il caso, lo ricordo bene, ha dimostrato che questa signora non ha diritto ad avere l'aumento perché gli altri suoi redditi mi sembra siano superiori, se ricordo a memoria, a circa 20 milioni di lire, vecchie lire, all'anno, e quindi la legge votata dal Parlamento consente a 1.851.000 persone di avere 551 euro al mese per 13 mensilità oggi, purché non abbiano altri introiti che non rendono necessario l'aumento della pensione che prendono oggi ai 551 euro all'anno. Quindi trovo che sia assolutamente, vi prego, assurdo. Io speravo questo secondo blocco, dopo la pubblicità, di iniziare con la legge. Infatti siamo arrivati a parlare di pensioni. Ecco, possiamo allora, posso ripartire da questo? Possiamo fare in modo che questi 21 minuti abbiano esaurito l'argomento magistratura? Io no, non direi, perché se mi permette una piccola cosa, io vorrei consegnare a lei, se lei crede, se li vorrà accettare, onorevole Di Liberto, due cose in cui c'è una parte importante della magistratura, in questo caso della magistratura dell'Unione Sovietica e degli altri paesi europei. Questo è il libro nero del comunismo, consiglierei a tutti voi di leggerlo. È un libro storicamente provato, con delle fonti assolutamente ineccepibili. E questo è il libro nero del comunismo europeo. E volevo chiedere, in cui si vede come attraverso l'uso della magistratura, a cui il comunismo ha sempre fatto ricorso con centinaia di migliaia, milioni di processi fasulli che portavano alla condanna e quindi all'esecuzione di milioni e milioni di oppositori interni al Partito Comunista, interni al Partito Cinese di Mao, che attraverso la famosa rivoluzione culturale mandò a morte decine di milioni di cinesi. Bene, io mi domando come una persona sana di mente, conoscendo la storia ed essendo, quando comincia a decidere e decide di dedicarsi alla politica, come ha fatto in maniera professionale, come ha fatto l'onorevole Di Liberto. Io ho un mio mestiere, posta davanti, non faccio politica professionalmente. Quando lei ha deciso di dedicare una buona parte della sua vita alla politica, di fronte a una scelta fondamentale, scegli per la libera iniziativa, per il libero mercato, per uno Stato che è al servizio dei cittadini e per quella parte che nella storia ha sempre difeso la libertà, oppure scegli per lo statalismo, per il comunismo, per uno Stato che considera i cittadini al suo servizio, per un partito che quando va al potere considera lo Stato. Funziona. A questo punto dico, come può una persona sana di mente scegliere, guardando la storia e i 100 milioni di morti che quell'ideologia ha provocato quando è andata al potere dovunque nella storia? Io glieli regalo, non so se li accetterà. Ho già troppe carte. Gli appoggi. Le farebbe molto bene, onorevole Riverto, un ripasso della storia. Allora, noto senza malizia che l'editore è Mondadori. Certamente. Ma che me li metti tutti? È un regalo. Mi dice che ha avuto il coraggio di pubblicarle in Italia. Allora, qui il tema. No, è perché continua a non voler parlare di quello che guadagna 400 euro al mese. Ma voglio rispondere su una cosa. Rispondo al tema comunisti, libertà, eccetera.
con le parole dell'onorevole Berlusconi. Questo è un comunicato a pagamento, comunicato stampa e firmato Silvio Berlusconi. È del 2000, quindi o ha cambiato idea in questi 5 anni o mentiva allora, in cui, parlando di un dirigente comunista piuttosto rilevante che è Armando Cossutta, scrive, leggo, poi glielo passo perché così. L'onorevole Berlusconi ha tenuto a confermare i sentimenti di stima sempre avuti nei confronti dell'onorevole Cossutta, attenzione, la cui vita è stata interamente dedicata alla creazione in Italia del regime democratico e alla difesa della democrazia. Firmato Silvio Berlusconi. Il che significa che i comunisti... Prego. Glielo può passare, certo. Ma io, ma non passate, l'ho falsificato. Mica siete paralitici. Vorrei aggiungere... Ragazzi... Vorrei aggiungere un'unica cosa, è il numero di condanne che hanno subito in Italia, perché noi parliamo dell'Italia, che hanno subito in Italia i comunisti dal Tribunale Speciale del Fascismo. Su, lo so che siete alleati dei fascisti e che vi dà fastidio questa cosa, però è così. 4.000. Volevano dire che non c'entrava niente nella discussione che stiamo facendo. 4.030 condanne per un totale di 23.000 anni di reclusione e il totale, 23.000 soli comunisti, il totale è stato di 27.000. Quindi il contributo dato dai comunisti alla difesa e alla conquista, alla riconquista della libertà in Italia è stato pagato con il sangue e con la carcerazione. Però vorrei riportare alla discussione, perché tutte queste cose, come dire, quando ci ritroveremo su History Channel, io e il presidente Berlusconi discuteremo di storia. Io vorrei invece, perché è quello che interessa agli italiani, parlare della precarietà del lavoro. Era, come lei. Se voi mi ci permettete di tornare. Ma io stavo parlando di pensioni e ha tirato fuori 100 milioni di morti di comunismo. Fa, no. E che devo fare? 26 minuti fa io ho detto: adesso iniziamo la seconda parte. Magnifico. E parliamo della legge Biagi. No, tanto per intenderci, i milioni di morti del nazismo. Questo è il comunismo. Non c'è verso. Questo è il nazismo. Che cos'è, presidente? È la numerosità dei morti provocati dal comunismo rispetto agli altri totalitarismi che sono stati terribili nel secolo passato. Questo per dire che il comunismo è purtroppo l'ideologia che ha coinvolto più paesi, che è durata di più nella storia e che ha fatto più vittime. Non si capisce davvero, ripeto, non mi ha risposto a questo, come una persona normale possa ancora oggi, dopo le prove, perché vede, in passato potevano dire non sapevamo degli eccidi, degli orrori, ma oggi si sa cosa è successo in Cambogia, cosa è successo in Cina, cosa è successo là dove c'era il comunismo ortodosso, ma come si può ancora ritenere che il comunismo, che è l'impresa più criminale, più disumana della storia, sia ancora un modello da proporre ai cittadini per andare verso il benessere? Io me lo domando, come si fa? Come si fa? Io non mi faccio dettare l'agenda da Berlusconi. Quando vorrà andiamo al posto che è da Mentana, da Minoli, andiamo dal mio amico Roberto Olla, andiamo in un bel programma di storia e parliamo della storia del comunismo. Io adesso voglio parlare di questo posso dire una cosa però a tutte e due? Io vi ho tentato di portare da molti minuti su questa cosa. Cercando di tornare. Faccio notare che tutte e due avete tirato fuori le vostre cartuccelle. No, questo... anche alcune importanti, scusi. Questa è la Maserati. Lo dico a tutti e due. Quel Maserati grafico che sicuramente non ha prodotto in questo momento, ma si è portato, fa il paio con la triste contabilità delle vittime del Tribunale Speciale, che anche lei ha tirato fuori. Vi faccio notare. C'è una piccola differenza. Quelli sono i dati storici. Voglio dire, stiamo sull'argomento. Però scusate. Io...
io vi posso dire un dato, propone, una, scusate, io voglio scusate, tornare, io voglio tornare a poi parlare. Poi voi andate da Olla, da Minola, andate dove vi pare. Ecco, però siete qui casualmente, allora io voglio dire, presidente, sì, però scusi, lui parla di dati storici, gliene do uno che non è storico. Perché io ho capito, e lui probabilmente non ha avuto questa fortuna di capire, quando avevo 12 anni, che cos'è il comunismo. Perché io stavo dai Salesiani a Milano in via Copernico, avemmo un sacerdote fuggito, famoso, della Chiesa del Silenzio, che aveva superato la cortina di ferro, ci insegnava religione. Bene, tra le lacrime raccontava di un suo compagno, non di scuola, di banco, che è diventato capo di un soviet supremo del suo paese, cercava di fargli dire dove si era rifugiato il suo vescovo. Lui non sapeva dove si era rifugiato e questo gli portò padre, madre, due fratellini più piccoli, e al suo rifiuto, per impossibilità di rivelare l'indirizzo del rifugio del vescovo, glieli uccise sparandogli in bocca uno dopo l'altro. Questo mi raccontò e io capii l'efferatezza di un sistema disumano, e da quel momento io ho avuto orrore del comunismo e di tutto ciò che il comunismo significa, anche quando, come in una democrazia come l'Italia, ci sono soltanto il 20% di appartenenti a una coalizione di sinistra che ancora si fregiano del simbolo della falce martello e che ancora orgogliosamente si dichiarano comunisti. Ha diritto alla replica, obiettivamente. Io credo che i telespettatori hanno capito benissimo, e cioè che non vuole parlare della situazione dell'Italia. Lo capisco. Non vuole parlare del fatto che il prodotto interno lordo non è cresciuto, è a zero. Che il debito pubblico in miliardi è passato dal 2001, 1.348, 1.348.000, 2005 fonte Banca d'Italia, a 1.542.000. Rapporto deficit-PIL nel 2001 3,2, nel 2005 4,3. Saldo bilancio commerciale nel 2001 più 9.233 milioni di euro, nel 2005 meno 10.368 milioni di euro. Competitività dell'Italia: nel 2001 eravamo al 24esimo posto, adesso siamo al 47esimo posto. PIL investito per ricerca nell'innovazione: Italia 0,9, media europea 2, obiettivo Lisbona 3. Tutti questi dati capisco che diano fastidio, come quello sull'aumento drammatico dell'evasione fiscale, come quello della condizione delle famiglie, come quello della povertà in Italia. Di questo non vuole parlare e allora agita spauracchi del passato che non esistono più. Ma vi rendete conto che la campagna elettorale anticomunista, ma è finita nel 1948 la campagna elettorale di questo tipo? Allora, finalmente parliamo dei temi grandi. Io ho cercato di parlare tutta la sera di questo. Quello che faccio notare è che all'inizio ho fatto vedere come l'ha sfidato. Sì. Vi faccio vedere quando è un vero comunista. Che quindi si parli di comunismo. Vero comunista. Era in radice. Esatto. Un vero comunista parla dei temi del lavoro. Vabbè. Adesso ne parlerà anche. Non lo so perché. Non so quale indicatore possa tirar fuori, però io ogni adesso tanto lo sentiamo, adesso lo sentiamo, adesso cioè, lo sentiamo. Ogni tanto i tempi vorrei che venissero rispettati. Guardi, anche per quando me. Quando lei li vedrà, i tempi, si accorgerà che avete parlato esattamente uguale. Perfetto. Ha sentito i dati? Come risponde a Diliberto? Rispondo che siamo riusciti nel miracolo di tenere i conti pubblici in ordine nei 5 anni più difficili di governo degli ultimi decenni. Abbiamo ricevuto in eredità dai 4 governi della sinistra che hanno garantito l'instabilità all'Italia durante 5 anni, un'Italia che non aveva credibilità internazionale, un'Italia con una fortissima disoccupazione, il terzo debito pubblico del mondo, il primo in Europa, e una amministrazione pubblica pletorica, inefficiente, costosissima. Abbiamo dovuto fare i conti con il terrorismo che ha attaccato l'America e il mondo civile l'11 di settembre, con la guerra in Afghanistan,
con la guerra in Iraq, con un'incertezza diffusa generalizzata in tutto il mondo occidentale, con la conseguenza di materie prime che hanno raddoppiato i prezzi, il petrolio ancora di più, con l'emersione di sistemi economici nuovi come i paesi dell'est, l'India, la Cina, che hanno invaso con le loro merci prodotte con dei costi della manodopera risibili i nostri mercati. In tutto questo siamo riusciti a non mettere le mani nelle tasche dei cittadini italiani, anzi abbiamo abbassato le tasse e la pressione fiscale. Siamo riusciti a creare nuovi posti di lavoro, siamo riusciti ad aumentare le pensioni, siamo riusciti ad aumentare gli stipendi dei 3,5 milioni di collaboratori pubblici e li abbiamo aumentati oltre l'inflazione. Siamo riusciti, dopo la svendita della lira da parte di Prodi, ad avvalorare l'euro in modo tale che mantenesse il suo potere di acquisto. Siamo riusciti a svilupparci come si sono sviluppati i paesi d'Europa, con uno 0,8% in meno, mentre loro, in un momento di economia che andava bene, hanno fatto lo 0,9% in meno. Quindi tutti questi dati che sono stati citati possono essere considerati uno per uno, ma non si può non tenere conto del fatto che, per quanto ci riguarda, noi siamo partiti da queste situazioni ed abbiamo una realtà del paese che è molto diversa da quella di altri paesi. Cito: infrastrutture. Abbiamo ricevuto un paese che aveva il 50% di deficit di infrastrutture rispetto alla Francia, alla Germania, perché nei 30 anni precedenti, anche grazie all'estrema sinistra, che è contro ogni modernizzazione, mi piacerebbe di domandare all'onorevole Di Liberto, questa TAV, i trafori alpini, si fanno o non si fanno? Perché nel programma della sinistra non sono citati. Non solo, ma loro mandano, sono contro il Mose, contro il ponte sullo Stretto, contro tutto ciò che è modernizzazione del paese. Bene, noi siamo riusciti. Ma se ci sono le pulci nei treni, che modernizzazione del paese? Ma le pulci. Questo è un intervento difensivo che si commenta da solo. Difensivo. Che si commenta, la modernizzazione del paese la conoscono gli italiani. Ma i treni li abbiamo ereditati da voi. Certo. Un sistema. Sempre. Evidentemente le pulci sono figlie delle nonne pulci che erano le vostre. Perché? In difficoltà il presidente, in difficoltà. Difficoltà. Perché abbiamo ordinato le nuove carrozze, i nuovi locomotori, ci vogliono 5 anni per averli dall'industria che li produce. Abbiamo scelto il miglior manager sul mercato, l'ingegner Catania, che sta facendo un lavoro straordinario di ammodernamento delle nostre ferrovie e di realizzazione dell'alta velocità, di cui voi non sapevate nemmeno di che cosa si parlasse quando si citava dalle vostre parti. Continuo sulle infrastrutture. Loro in 5 anni 7 miliardi di euro messi in circolazione, 14 mila miliardi di vecchie lire, noi con il CIPE della prossima settimana 73 miliardi di euro, se non sbaglio 10 volte tanto. Questo è il metro di differenza tra il nostro governo e il loro governo. Vado avanti. Noi abbiamo... Tengo conto del tempo, io sì, dico. Va bene, e poi sto zitto, no? Noi abbiamo ereditato un sistema di rifornimento energetico pazzesco. Abbiamo dovuto ricorrere a dare nuove concessioni, a aprire 44 nuove centrali di produzione dell'energia, ad avere nuovi approvvigionamenti dalla Libia, dai paesi arabi, eccetera, perché abbiamo trovato il deserto di nuove iniziative. E non è colpa nostra se l'Italia, avendo rinunciato al nucleare, si trova a dover competere con la Germania, che produce energia nucleare per il 70% del suo fabbisogno, con la Francia, con la Germania che ha il carbone e con l'Inghilterra che ha addirittura un surplus energetico. Infine, credo che l'Italia sia quella che conosciamo, è il paese che lavora di meno in Europa, lavorano soltanto 4 italiani su 10, abbiamo un numero di sciopero, sempre grazie alla CGIL e a loro, che sono stati 10.000 all'anno negli ultimi anni di nostro governo. Abbiamo gli italiani che lavorano per meno tempo possibile nella vita, in un anno abbiamo più ponti, il dato dello 0,3 che è invece 0 per l'anno passato è dovuto al fatto che abbiamo
ha avuto ponti a Iosa molti di più degli altri paesi, addirittura di più dell'anno precedente. Quindi io credo che, voglio dire, il dato, lavoriamo 4 italiani su 10, in Europa lavorano 5 europei su 10, in America 6 americani su 10, in America lavorano 1730 ore, in Italia lavoriamo 1600 ore. Abbiamo un sommerso a cui abbiamo fatto la guerra, e abbiamo nella finanziaria del 2006 anche coinvolto i comuni negli accertamenti, nel livello di vita familiare. Tutte queste cose insieme portano ad una situazione dell'Italia difficile che si eredita dal passato, da quel passato di compromesso storico in cui l'85% della spesa è stato approvato con l'astensione o con il voto favorevole della sinistra. Quindi noi abbiamo trovato una situazione disperata su cui abbiamo lavorato con grande capacità ed abbiamo tenuto i conti in ordine, visto che lunedì la Commissione europea approverà anche i nostri conti 2005-2006, cosa che non sarebbe stata assolutamente possibile con l'andazzo che avevano dato loro ai conti pubblici quando furono al governo. Fermo. Filiberto, su tutti questi dati e su questi argomenti, se vuole anche sulle infrastrutture alta velocità. Sì, assolutamente. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale, e cioè che la colpa è sempre degli altri. Va tutto bene, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma c'è sempre qualcun altro. Adesso l'ultimo è il compromesso storico, che vorrei ricordare di 30 anni fa. Poi sono stati governi di pentapartito, come no, governi di pentapartito sino agli anni 90, sino a quando ci fu il grande crollo. Ma le difficoltà presunte, 27 anni fa, 79, 30, fine della solidarietà. 27. Ma i voti delle 85 leggi scusi Presidente, solo quello. Quello che io vorrei segnalare è che non è vero che la congiuntura internazionale è sfavorevole, anzi, vorrei leggere il testo, ancora una volta, non di un pericoloso bolscevico, Mario Draghi, nuovo governatore della Banca d'Italia, che nella prima uscita pubblica, lo ringrazio perché l'ha fatta nella mia amatissima città a Cagliari, 4 marzo, quindi pochi giorni fa, ha detto nelle considerazioni conclusive, Mario Draghi: l'Italia seguita a trarre scarso beneficio dalle condizioni favorevoli che prevalgono nel commercio e nella finanza internazionali. Cioè siamo l'unico paese che non è riuscito a superare la crisi dell'11 settembre, perché gli altri paesi l'hanno avuta come noi. Dopodiché, a parità di crisi, gli altri sono andati avanti. Non è vero. Banca Italia, ancora una volta, se si può inquadrare, grafico... La stanno inquadrando. Perfetto. Dinamica del rapporto tra il volume delle esportazioni di beni di Italia, Francia, Germania. Questa Spagna, sotto l'ultima mondiale. È l'Italia, è chiaro, non esportiamo più nulla perché contemporaneamente non c'è nessun investimento sulla cultura, sulla ricerca, sull'innovazione. In Italia investimenti cultura 0,29%, in Francia l'1, in Germania l'1,35%. Con il taglio al fondo unico dello spettacolo, meno 40%, oltre al rischio di circa 50.000-60.000 lavoratori dello spettacolo, si investe meno in cultura. I trasferimenti agli enti locali sono passati da 15.000 milioni di euro a 14.000 milioni di euro nel 2005, che sono quelli che devono servire per finanziare anche l'innovazione e la ricerca. Numeri Istat. Allora, l'effetto è, da un lato, che non esportiamo, perché la ricerca chi la può fare? Tutti si riempiono la bocca di questa cosa, bisogna fare ricerca e innovazione. Chi la fa? La possono fare le grandi industrie, parlo dei privati. E grandi industrie cosa è rimasto in Italia? Poco e niente. Poi la può fare lo Stato, la deve fare lo Stato, possibilmente in una collaborazione anche con i privati, ma innanzitutto lo Stato. Se si taglia la ricerca, i fondi alla ricerca, alla cultura, alle biblioteche, come abbiamo appreso oggi, a tutto quello che ha a che fare con la scienza, io credo che noi non andremo avanti. Tanto è vero che il giudizio pesante non è che lo danno i comunisti, noi lo diamo molto pesante, ma lo dà un noto organo della sovversione di sinistra come il Sole 24 Ore, organo di Confindustria, cioè dell'imprenditoria italiana. Italia crescita zero, persi 102.000 posti, non lo dico io, il deficit si ferma al 4.
editoriale La brutta pagella. Allora, se vogliamo parlare di cose serie, diciamo che siamo di fronte a un fallimento complessivo del governo. E dal mio punto di vista, io credo che dovremo davvero, quando torneremo a governare, rimboccarci tutte le maniche. Noi non siamo affatto quello che il presidente Berlusconi ha detto, una coalizione che non va d'accordo su niente. Io ho firmato un programma. Ho firmato un programma e io sono una persona seria e l'ho dimostrato con i fatti. Dal 1998, quando cercammo di salvare Prodi facendo la scissione di Rifondazione, nel 2001, quando noi eravamo alleati del centro-sinistra alle politiche, e adesso firmando, pur con mille riserve su 100 punti, un testo che è un compromesso che io giudico positivo, farò un esempio, positivo, tra le forze politiche che compongono l'Unione. Quale esempio? Noi proponemmo la reintroduzione in Italia di un meccanismo automatico di indicizzazione di salari e pensioni. Traduco: aumenta il costo della vita, automaticamente aumentano i salari e le pensioni. Non abbiamo trovato l'accordo, ma abbiamo trovato un compromesso. E cioè, lo dico ai cittadini, anche questa è una notizia, quando vinceremo noi, le pensioni più basse avranno di nuovo la scala mobile, perché nel programma dell'Unione c'è l'aumento automatico delle pensioni più basse all'andamento del costo della vita, che è una forma di tutela essenziale per la povera gente, per gli anziani. Diliberto, devo andare in pubblicità, solo una risposta sulla TAV, sulle grandi infrastrutture. Ma guardi che la TAV è un treno, non è né di destra né di sinistra, bisogna vedere dove lo si fa. Io contro il progresso, ma quando mai? Sono un vecchio industrialista io. Allora ci fermiamo e poi, se ce la facciamo, parliamo della legge Biagi. Beh, ho tante cose. Certo. Perché ho sentito tante inesattezze, vorrei avere il modo di replicare. Certo. A tra poco. Allora, lo sapevamo che sarebbe stato acceso, è stato acceso, ma ci sono stati anche fatti, molti fatti. Io ho tentato invano di introdurre l'argomento della legge di riforma del lavoro, legge Biagi, o legge 30 come la chiamate voi. A proposito, Diliberto, se la chiamaste legge Biagi non ci sarebbe niente di male. No, ma io tendenzialmente eviterei il riferimento al professor Biagi. Primo, perché il libro bianco cosiddetto stilato da Biagi a suo tempo è stato soltanto molto poco utilizzato per questa legge, che si chiama Maroni, il ministro del lavoro che l'ha promulgata, e poi sinceramente per rispetto a uno che è caduto ucciso dal terrorismo non userei il suo nome, tutto qui. È legittimo. Noi gli assassini di Biagi li abbiamo trovati. E gli assassini di Biagi facevano parte delle Brigate Rosse, quindi comprendo che sia meglio anche non utilizzare in un senso o nell'altro il nome di un martire dell'Italia. Però sulla legge Biagi, visto che lei cercava di portarci su questo argomento, io voglio chiarire come, da imprenditore che è stato molte volte sul punto di assumere persone, sono arrivato ad avere 56.000 collaboratori, quindi molte volte ho assunto delle persone, devo dire che lo stato d'animo di un imprenditore, di un'azienda, è quello che, con la rigidità di prima a cui vorrebbero ritornare, le imprese pensavano 7 volte prima di decidersi ad un'assunzione, perché poi troncare quel rapporto del lavoro era più difficile che separarsi con un divorzio dalla moglie. Quindi il concetto della flessibilità che è stato introdotto appunto con questa nuova legge è fondamentale per che le aziende possano aprirsi alle assunzioni con molta più facilità,
ed è fantastico per i giovani e per le donne. Sono quasi 200.000 giovani che hanno trovato un posto che prima non c'era, sono 560.000 signore che attraverso anche tutta una serie di contratti molto moderni, per esempio due signore possono assumere la stessa funzione presso un professionista e decidere tra di loro chi sta a casa a curare i figli perché ne ha bisogno o chi va a svolgere la funzione presso il dentista o un medico. Tutte queste cose qua sono oggi copiate dagli altri paesi europei perché hanno dato dei risultati straordinari. Rintrodurre, come vorrebbero i signori della sinistra, la rigidità nei contratti non va a favore di chi non ha un lavoro, ma anzi va contro chi non ha un lavoro. Quindi la cosa che davvero bisogna che si capisca è che questa flessibilità è positiva, tanto più che il 50% di coloro che attraverso un contratto, per esempio a progetto, che può durare al massimo 18 mesi, che ha assistenza, che dà assistenza per la maternità e per le ferie, hanno il 50% di probabilità di vedersi trasformare questo contratto in un contratto a tempo indeterminato. E vorrei ricordare che i contratti di lavoro italiani, lo voglio dire ancora una volta, sono al vertice non soltanto in Europa ma addirittura in tutto il mondo occidentale come contratti per la loro stabilità. Quindi credo che questo fatto della flessibilità sia un fatto assolutamente importante da mantenere. Ma c'è una frase che ho colto prima, vorrei domandare appunto all'onorevole Di Liberto. Ho colto una frase che lui dice quando, parlando del programma dell'Unione di Prodi, abbiamo 1000 riserve su 100 punti. Ora il programma è fatto di 281 pagine, se hanno 1000 riserve su 100 punti non sono d'accordo su niente. Vabbè. Scusi. Ora tocca a me. Ma no? Soprattutto, e termino, l'onorevole Di Liberto ha detto che loro vogliono, ho letto le sue ultime dichiarazioni, dice noi vogliamo più Stato e meno mercato, più pubblico e meno privato. Bene, Prodi afferma in maniera precisa che vogliono portare lo Stato al ruolo che gli compete con più mercato, quindi per l'Italia. Siete d'accordo con Prodi su questo punto? Un altro punto, siete d'accordo con Prodi che vuole liberalizzare il comparto dei servizi? Ecco, io credo che ci siano delle diversità assolutamente inconciliabili tra l'idea di economia che hanno i comunisti italiani e l'idea di economia che viene appalesata da Prodi. Ecco, su questo credo che bisognerebbe avere una risposta. Innanzitutto sulla legge 30, la legge Maroni, poi risponderò ovviamente al Presidente del Consiglio. Quella che altri chiamano Biagi, scusi. Sì, la legge ci che capiamo precarizza tutti, quella il legge. Mondo del lavoro. Lui la chiama flessibilità, con questo eufemismo di moda, io la chiamo precarietà. Precarietà che non è quella cosa delle due signore che si mettono d'accordo. E non sono nemmeno i giovani, perché come ho citato prima la busta paga di questi signori, a 50 anni il contratto a progetto gli è stato fatto dall'1/10/2005 al 31/12/2005, due mesi nei quali il suo reddito è di 400 euro al mese, 400,77 centesimi. Questo è la busta paga. Ho cancellato il nome, quindi adesso mi fa parlare. L'altra realtà sono degli esempi per capire la precarietà che significa. Maserati di Modena, parliamo di metalmeccanici, un'azienda. La Maserati si serve di un'agenzia che procura lavoro, cioè procura lavoratori. Bene, questo giovane, di cui non faccio il nome ma ho esattamente tutti i dati qui, come vedete carta ufficiale, ancora una volta, cito solo dati e fonti ufficiali, questo giovane viene chiamato a collaborazioni temporanee con contratti settimanali, è chiaro? Settimanali, anzi per l'esattezza di 5 giorni, perché siccome non gli vogliono pagare il sabato e la domenica, sono contratti di 5 giorni. Francamente questa è la reale precarietà del lavoro. Contro questa cosa io sono disposto davvero a fare una battaglia non solo politica ma morale, perché si privano i giovani italiani, le giovani e i giovani italiani del diritto più importante di tutti. Sapete qual è? Viene prima del diritto al lavoro, è il diritto al futuro.
Perché se io non ho la certezza di un posto di lavoro, io ho firmato tanto tempo fa un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ho potuto organizzare la mia vita, mettere sulla casa, prendere un mutuo, prima pagare un affitto, poi prendere un mutuo per comprarla. No, se non ho la certezza di rimanere in quel posto di lavoro, di avere un salario garantito, non posso programmare la vita, vengo privato del futuro. E aggiungo un'altra cosa di cui ancora una volta non parla purtroppo nessuno: queste forme sono tutte decontribuite, queste forme di assunzioni, cioè si pagano meno contributi. Bene, il sistema pensionistico italiano esattamente da 10 anni è un sistema contributivo. Traduco: mio padre, quando è andato in pensione, gli hanno calcolato la pensione sulla base degli ultimi salari. Adesso non è più così. Adesso la pensione viene calcolata sui contributi effettivamente versati. Allora, se uno ha un lavoro saltuario, per lunghi periodi non ha i contributi pagati. E comunque la legge, diciamo cosiddetta Biagi, ha istituito 43 forme diverse di contratti, tutte decontribuite. Allora il rischio è che noi consegniamo una intera generazione di ragazzi, quella che entra oggi nel mondo del lavoro, ma anche quella di quei cinquantenni che l'hanno perso e sono stati riassunti così, di consegnarla alla macelleria sociale quando avranno 65-70 anni. Noi dobbiamo correggere subito, prima che si crei una generazione che ha già calcolata la pensione in questo modo. Già da adesso i giovani non ci pensano. Quando uno ha 20 anni non pensa alla pensione, ma una classe dirigente seria ha il dovere di pensarci, se è classe dirigente. E sul mille riserve, 100 punti. Sul programma ribadisco quello che ho detto. Io capisco l'auspicio del Presidente del Consiglio di farci litigare. Io non ho la minima intenzione di litigare con nessuno, anche perché il programma l'ho sottoscritto e, avendolo sottoscritto, io mi sono impegnato a rispettarlo, ad attuarlo. Quindi può stare tranquillo, noi non faremo come hanno fatto loro in questi anni, che hanno litigato tutti i giorni dalla mattina alla sera. In questi quasi 5 anni di duro lavoro ci sono state delle difficoltà nel tenere insieme la coalizione, certamente. Sorridendo dico, se gli italiani il 9 di aprile daranno a Forza Italia il 51% dei voti, sarà molto più facile lavorare. Ma questo governo ha prodotto più riforme, cioè opere di interventi, di ammodernamento del paese, più di tutti gli altri governi italiani della storia della Repubblica Italiana messi insieme. Abbiamo fatto 3 riforme importantissime che riguardano l'architettura istituzionale dello Stato. Stiamo modernizzando la pubblica amministrazione e i cittadini italiani che hanno il computer, che viaggiano su internet, possono rivolgersi agli uffici pubblici senza più doverci andare per qualunque pratica. E abbiamo fatto questo piano delle grandi opere, ce n'erano 7 fatti prima di noi, nessuno era stato realizzato, noi abbiamo già aperto 71 cantieri. Quindi abbiamo fatto cose veramente importanti, fondamentali. Poi abbiamo fatto un'opera di delegificazione, mettendo insieme 10 codici, testi unici di leggi, abrogando centinaia di disposizioni nell'ordinamento delle leggi dello Stato, in modo che i cittadini che operano nell'ambiente, che operano nella nautica, che operano nelle diverse materie e situazioni, sappiano se possono fare certe cose o non le possono fare. Nessuno prima di noi l'aveva fatto. Mi permetta, e poi Presidente, abbiamo fatto altre 23 riforme, tutte di ammodernamento. Bene, il signor Diliberto adesso ha parlato di alcune cose, vuole abolire la legge Biagi, o legge 30 come vuole chiamarla lui, anche ma la Moratti, poi ha dichiarato che loro vorrebbero abolire, e lui ha detto proprio: vorrei fare una legge con un solo articolo, aboliamo tutte le leggi di Berlusconi. Ora, questo significa veramente... Ho anche aggiunto, purtroppo non si può. Con una battuta si cerca di coprire un qualche cosa che dimostra come veramente si vuol tornare indietro a un vecchio film, un brutto film già visto, ad un'Italia che va all'indietro e non va verso il futuro. Noi siamo il futuro, loro sono il passato.
loro sono più Stato, non ha risposto quando io gli ho domandato, loro sono più Stato e meno mercato. Io nel programma di 281 pagine che l'onorevole Diliberto dice che osserverà totalmente, vedo alcune cose assolutamente preoccupanti. La prima, che si vuole continuare a controllare la vita sociale dei cittadini, che si vuole controllare l'economia con forti interventi, tanto è vero che si auspica... Intende per controllare la vita sociale dei cittadini? Faccio un esempio, noi abbiamo abolito la leva militare obbligatoria, il servizio militare obbligatorio. Subito dopo... È stato abolito nel 2000, subito, non c'erano ancora, che sembra una 2000. Menzogna per tabulas. È stato abolito nel 2000, Presidente. Allora, i ragazzi negli ultimi due anni, 150.000 ragazzi all'anno, hanno avuto in regalo dal nostro governo, non da loro, un anno in più di vita, di studio, di lavoro per costruire il loro futuro. Subito la sinistra ha depositato in Parlamento un disegno di legge per rendere obbligatorio il servizio civile per tutti i ragazzi, uomini e donne, che abbiano compiuto i 18 anni. Perché? Perché nella loro mentalità non possono rinunciare a decidere per gli altri, a essere lo Stato padrone, maestro, regolatore, precettore, medico. Uno Stato che si interessa nei dettagli della vita dei cittadini, perché deriva dalla loro forma mentis, dal loro passato, dalla loro scuola. Uno Stato che pensa di mettere in piedi 20 organizzazioni nuove, che sono commissioni, che sono organi di garanzia, che sono authority, con una pletora di impiegati pubblici dove inserire tutte le loro clientele, i dipendenti dei partiti, i dipendenti della Lega delle cooperative, come succede sempre. Uno Stato che quindi non può che essere uno Stato che controlla di più la vita dei cittadini, che ritiene al suo servizio. Uno Stato che costa di più, e quindi più Stato significa meno mercato, ma soprattutto più tasse. Significa che in questo programma c'è un attacco forte alle tasche dei cittadini, perché vogliono tassare i risparmi, tassare le imprese, tassare il patrimonio delle famiglie. Questo è ciò che si vede chiaro in quel programma. 4 minuti, se vuoi. Allora, l'accusa è chiara, no? No, ma io l'idea che ha l'onorevole Berlusconi dell'economia, dello Stato, delle istituzioni è abbastanza chiara. Per lui lo Stato non deve esistere. Tanto è vero che le leggi che hanno fatto le hanno fatte per accontentare alcuni ristretti settori, alcune persone e alcuni ristretti settori. Anche questa è una menzogna assoluta. È l'idea che lo Stato non debba esistere. Lo Stato siamo tutti noi. Lo Stato è la collettività organizzata. Lo Stato è un'entità che, se non esistesse, ci sarebbe l'anarchia. Ma volete sapere qual è la concezione dello Stato che hanno avuto in questi anni? Un esempio recentissimo, e non parlo delle leggi ad personam, la giustizia, una cosa che stava nel programma del centrodestra. Nel 2001 hanno fatto tutta la campagna elettorale sul tema della sicurezza. Ricordo, i telegiornali erano riempiti del tema: noi garantiremo la sicurezza ai cittadini, noi diminuiremo i reati, noi diminuiremo qui su giù, il centro-sinistra non è capace. Dopo 5 anni, quali telegiornali? Tutti quelli dove parlavano e c'erano i resoconti del rapine in villa, dell'allarme sociale. Ma c'erano le rapine in villa? No, ma loro dicevano ancora, che l'avrebbero risolto. No. Meno 19,6%. Fermo lì. Pensi che il dato no, dell'aumento dei reati, però voglio finire, il dato dell'aumento dei reati sta nel sito del Ministero dell'Interno, che mi risulta sia gestito da Forza non Italia. Non sono i reati quindi, pericolosi comunque, per la gente, sono truffe reati, dovute sono alla aumentati. Loro legge sul risparmio. Sono Cirio, sono Sparmanaz, sono bonus argentini. È nervoso. Io no. Dopo cinque anni che hanno governato e i reati sono aumentati, hanno approvato una legge, quella sull'uso delle armi da parte, no, perché non lo voglio chiamare con quel nome lì, sull'uso delle armi da parte dei privati. Chiamiamola legittima difesa. E il succo qual è?
cittadini, per 5 anni noi non abbiamo provato, non siamo riusciti a garantire la sicurezza. Arrangiatevi, sparate voi. Questa è la concezione dello Stato. Questa è la concezione dello Stato. Questa è la concezione dello Stato. Allora, francamente, io sono molto preoccupato all'idea che chi non ha il senso dello Stato possa tornare a governare per 5 anni, possa rimanere lì dove sono. Il dubbio, come dire, che anche sui temi più delicati che loro hanno agitato tante volte, penso alla Lega, il dubbio che non siano capaci è venuto anche a molti dei loro elettori. Tanto è vero che tutte le ultime elezioni le hanno perdute, quindi sono 3 anni che perdono le elezioni e qualche cosa vorrà dire, no? Dopodiché è del tutto evidente che in una coalizione dove ci sono tanti partiti ci siano anche opinioni diverse. Andate a guardare cosa ha dichiarato oggi Bossi: se perdiamo le elezioni dal giorno 11 di aprile ciascuno è libero, Tana libera tutti, quindi è una coalizione che sta, come dire, già oggi abbastanza a pezzi. Ma non voglio fare queste polemiche che agli italiani non interessano. Dico che è naturale che in una coalizione larga, dove ci sono forze politiche diverse, ci siano anche opinioni diverse. Il punto è trovare la sintesi, e noi l'abbiamo trovata in quel programma lì, quello delle 280 pagine, e io lo rispetterò quel programma e lo rispetteranno anche gli altri. Quello che, come dire, loro vagheggiano, quello che loro sperano, non si verificherà, perché noi siamo persone per bene, siamo persone serie e rispetteremo gli impegni assunti. Che lei vuole replicare, so che vuole parlare. Io mi ricordo, a proposito di persone per bene, che siamo stati così per bene da deludere probabilmente chi si aspettava che facessimo tutta questa puntata all'insegna delle mani grondanti di sangue, dell'Iraq, di Bush, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato per ora dei problemi italiani. Io vorrei però, prima della fine, che parlassimo anche della questione America e Iraq. Lo dico perché non vorrei passare da chi la vuole enfatizzare a chi la vuole nascondere. No, volevo dare un dato. Volevo solo fare un inciso. Prego, sulle infrastrutture. Prego. Perché quando si dice abbiamo aperto i cantieri, che vuol dire? Che lavorano. Aperto. Il famoso passante di Mestre, ancora una volta, dati ufficiali, opera strategica, sì, valore complessivo per realizzarlo 750 milioni di euro. Ad oggi risulta stanziato soltanto l'importo di 113 milioni di euro, il che significa che appunto è propaganda, è aria fritta. Presidente, rispetto a questo? Dunque, rispondo subito: il passante di Mestre sta rispettando l'agenda dei lavori, non è un'opera che è finanziata soltanto dallo Stato, è finanziata anche dalla Regione, e siamo assolutamente in linea, è previsto la sua apertura, addirittura c'è un giorno e un mese del 2008 in cui ci sarà l'apertura del passante di Mestre. Dico soltanto a titolo di esempio che noi abbiamo iniziato lavori stradali e li abbiamo terminati aprendo queste strade al traffico per 505 chilometri, record assoluto nella storia della Repubblica, e che in totale le strade nuove aperte al traffico sono state 1077 chilometri. Per quanto riguarda l'altro fatto delle leggi ad personam, c'è una legge ad partitum che conosco io, che è una vergogna, ed è la legge che ha portato l'amnistia nel 1989, con cui tutti i signori della sinistra hanno avuto le mani lavate da tutti i finanziamenti di una potenza nemica, l'URSS, che quando si sono aperti gli archivi del KGB si è scoperto che di tutti i soldi che dava ai partiti comunisti dell'Occidente il 63% lo dava al Partito Comunista Italiano, quel partito di cui l'onorevole Diliberto auspica la ricomposizione attraverso IDS e attraverso Rifondazione Comunista con il suo partito. Legittima difesa: non è affatto vero che questa legge sia una legge che dice non abbiamo la difesa dallo Stato, perché lo Stato ha fatto delle cose mirabili per quanto riguarda la difesa dei cittadini. Intanto ha cambiato la filosofia delle forze dell'ordine, non più soltanto l'azione repressiva dopo che i reati sono commessi, ma azione di prevenzione dei reati. E con un istituto come quello del carabiniere, del poliziotto di quartiere, che vede in campo 3.700 agenti,
ci sia stata una caduta verticale dei reati nei quartieri dove esiste questa e opera questa istituzione. Ma in generale abbiamo avuto un 31% di meno di omicidi commessi dalle organizzazioni criminali, a cui abbiamo arrestato 807 pericolosi latitanti. Non abbiamo avuto atti di terrorismo, abbiamo arrestato in prevenzione 203 presunti terroristi, abbiamo arrestato 111 presunti terroristi interni, abbiamo consegnato alla giustizia più di 8.000 persone, soprattutto per quanto riguarda il traffico di droga, la prostituzione, eccetera, in una serie infinita di operazioni cosiddette ad alto impatto che non si erano mai verificate prima. Quindi i reati in generale sull'Italia, quelli pericolosi che fanno male ai cittadini, c'è stato un 27% di meno dei furti nelle case, un 24% di meno dei furti di automobili, un 25% di meno nei reati riguardanti tutti la Costituzione. Tutti questi, certo, quando non sanno cosa dire, certo, ricorrono in angolo in questa cosa, no? Questi dati sono dati ufficiali, sono dati ufficiali del capo della polizia, avvalorati dalla firma del ministro degli interni, che li ha pubblicati in numerosi articoli, tra cui uno sul primo giornale nazionale, senza aver ricevuto smentite di sorta. Quindi sono dati assolutamente realistici. Termino soltanto sulla legittima difesa. Vorrei anche parlare un attimo dell'altra cosa che è un nostro vanto, del fatto che un cittadino italiano assolto da un giudice non può essere richiamati dai signori PM che fanno questo di mestiere e che magari per un puntiglio, un'antipatia, magari anche per un'antipatia politica accettano che sia stato assolto questo cittadino, e lo richiamano con l'appello che normalmente viene portato avanti nel girone dantesco infernale dei processi in Italia. Quindi credo che questo sia un grosso merito nostro. Legittima difesa, buon senso antico, dice il latino ad greditus non tenet staderam in mano. Cosa vuol dire? Che quando hai uno che si intromette in casa tua staderam. E ti attacca magari nottetempo, staderam, sì, sarà latino maccheronico, è quello che si insegna nelle aule dell'università, che come lei sa io ho praticato con molto profitto. Ora, non l'ha dimostrato adesso, non l'ha dimostrato, ma... però dovrebbe ogni tanto toccare anche a me. No, scusi, stiamo... Cosa significa? Che quando qualcuno in casa propria si vede aggredito da un ladro, da un rapinatore, al buio magari, ma ha in mano la bilancia, staderam, per poter capire se questo lo aggredisce coi pugni, con un coltello, con una pistola, con un fucile, con un mitra, se ha una reazione, ma perché deve succedere che normalmente quando questo cittadino aggredito va davanti a un giudice si trova un giudice normalmente di sinistra che dice che la colpa non è di chi aggredisce, perché la colpa dei delinquenti è che è la società che ha prodotto i delinquenti. È una filosofia corrente, leggete le dichiarazioni, leggete ciò che si dice nelle convenzioni di Magistratura Democratica e vedrete che queste sono le tesi che i giudici di Magistratura Democratica portano avanti. Quindi il cittadino vittima si trovava fino ad ora ad essere nella parte negativa, sfavorito rispetto addirittura all'aggressore. Con questa legge ciò non accadrà più. Ciao Cartuccella Paul. No, devo dire che l'onorevole Berlusconi ha anche un po' di sfortuna, perché io mi documento. Allora, siccome ha ricordato un provvedimento dell'89, l'amnistia varata per salvare i dirigenti della sinistra, la Corte d'Appello di Venezia nel maggio del 90, presieduta da Battista Stigliano, consiglieri Luigi Nunziante e Luigi Lanza, ritiene il collegio, leggo la sentenza, che le dichiarazioni dell'imputato non rispondono a verità. Ne consegue quindi che allora signor dottor Berlusconi, deponendo davanti al Tribunale di Verona nella sua qualità di testa e parte offesa, ha dichiarato il falso. Attenti, il reato attribuito all'imputato va dichiarato estinto per intervenuta amnistia. L'ha usata lui!
non bisogna forzare troppo la mano, perché la sfortuna sta nel fatto che io sono pignolo, testardo e un po' sgobbone, quindi mi sono andato a studiare le cose. Sulla legittima, no, momento, ora tocca a me, ha parlato un sacco. Sulla vicenda della sicurezza, della legittima difesa, io voglio dire una cosa molto semplice, credo comprensibile a tutti gli italiani. Io rivendico che l'uso delle armi debba aspettare solo alle forze dell'ordine, cioè a quelli che sono legittimati a portarle, e che sia dovere dello Stato garantire la sicurezza ai cittadini. Poi è del tutto evidente che se uno cerca di ammazzarmi, io mi difendo. Con che cosa? Ma questa... come con che cosa? Con qualunque cosa. Ma questa era... Applaudite me, ragazzi. No. Con qualunque cosa. Ma c'è uno scherzo. Ma questo è un principio che esisteva già nel nostro ordinamento. Non c'era bisogno di creare questo ulteriore tema oggettivamente di allarme sociale per cui c'è l'uso indiscriminato delle armi. Dopodiché, i problemi... stiamo, immagino, in dirittura d'arrivo. Noi ci troviamo di fronte a un Presidente del Consiglio che dichiara che il suo governo ha fatto il meglio, addirittura l'ha dichiarato prima, di tutti i precedenti governi della storia repubblicana messi insieme. Per la precisione, più provvedimenti. Più riforme. Più riforme. Allora, più riforme, più linee autostradali, stradali, più treni, più tutto. Allora però una domanda viene spontanea. Ma per quale motivo il Fondo Monetario Internazionale, quindi non i comunisti cattivi, quelli che mangiano i bambini, il Fondo Monetario Internazionale ci ha declassato sino al 47° posto nella competitività? Perché? Perché non i comunisti. Io sono di parte, ma il Fondo Monetario Internazionale va più d'accordo con Berlusconi che con me, e quindi non credo che lo abbiano fatto perché sono cattivi. Come dire, ci sono dei dati. Non le chiedo perché va più d'accordo con lui che con lei. No, perché? E questi dati. No, perché no, fa l'imprenditore di mestiere, quindi non è che. Soprattutto per la lunghezza delle cause civili che non danno nessuna garanzia agli imprenditori, soprattutto stranieri, che vengano e decidono di venire in Italia. Guardi che erano lunghe anche prima. Si sono addirittura allungate. Certo, avete governato però vi siete rispettati. Allora voglio dire soltanto che su quella cosa che amabilmente l'onorevole Diliberto ha ricordato, su cui intervenne l'amnistia, io dichiarai che non volevo quell'amnistia, e ci fu una vicenda sui giornali eccetera, per cui dimostrai per tabulas che non avevo detto il falso e volevo una soluzione piena per non aver commesso il fatto. Si trattava di una vicenda, di una mia dichiarazione da un'altra parte, su una cosa credo anche di poca importanza, ma in cui dimostrai per tabulas che io non avevo detto quelle cose. Secondo cosa, ma no, a un certo punto, scusi, quando io immagino che lei non sappia, onorevole Diliberto, quante cause e quante indagini verso un imprenditore che ha messo insieme 56.000 collaboratori, che ha fatto un gruppo che ogni giorno versa quasi 3 miliardi di vecchie lire al fisco, quante sono le indagini che la Procura di Milano e altre procure hanno avviato negli anni? 93 indagini. Sono stati portati via dagli uffici delle mie aziende più di 2 milioni di pagine passate ai raggi X. Il tutto si è concretizzato in quasi 2.000 udienze nei tribunali, con tutto ciò che significa la preparazione di un'udienza. Ammetterà che un collegio di difensori magari dica, va bene, chiudiamo almeno questo processo perché non se ne può più, visto che gli attacchi che ci arrivano sono così prepotenti. Questo però è del 90, Presidente. E allora, lei non era ancora in politica, nessuna persecuzione politica. Comunque, lei era un normale imprenditore quell'episodio nel 90, quindi ha una sua storia ed è stata chiarita per tabulas nella maniera più precisa. Per quanto riguarda invece l'uso delle armi, lei ha detto prima, lo Stato deve consentire l'uso delle armi alle forze dell'ordine e ai militari. Bene, troviamo il modo di non consentire l'uso delle armi anche ai delinquenti.
se i delinquenti queste armi le usano, mi sembra che un cittadino che abita in una casa isolata, eccetera, non commetta niente che non sia, che sia contro il giusto a dotarsi di una possibilità di difesa. Questo avviene anche nelle più grandi democrazie come gli Stati Uniti d'America, questo avviene in moltissimi paesi dell'Occidente. Credo che non ci sia nessuno scandalo se qui da noi, a fini puramente di riguardo nei confronti della vittima e non dell'aggressore, noi abbiamo introdotto nell'ordinamento giuridico attraverso questa legge che abbiamo appena approvato. Fermo lì. Fermi. È vero. Fermi. Scusi. No, le chiedo scusa. Le chiedo scusa. È un fermo di conduttore. Rapidissima. Ma che corrisponderà a un'altra cosa rapidissima poi di Berlusconi. Lo so, ma perché deve finire lui? Perché ha iniziato lei questo blocco. No. Sì. Scommettiamo? E gli Stati Uniti d'America puniscono, diciamo, scusi Diliberto, chi ha tirato fuori la legge sulla che lei non la voleva chiamare legittima difesa? Lei, se lo ricorda, lui ha finito per il senso cosa. Dello la, Stato. La prego, ecco, va bene. Per il senso dello Stato. Okay. No, no, ma guarda, ma no, gliela lasci dire. No, no, io non glielo volevo lasci trattare dire. Un altro non argomento. Ho già trattato un altro argomento. È un'autorevole raccomandazione, ma non la raccolgo. Mi scusi. Allora, prego. La sostanza è un'altra, che alle 2 di notte è giusto che poniamo un termine. Non riusciremo a parlare dell'Iraq, non riusciremo a parlare dell'America, riusciremo a mandare a letto però soddisfatti sulle materie almeno italiane i nostri telespettatori. Io però prego. Perché si copiano solo le leggi americane di un certo tipo e per esempio il falso in bilancio che in America è punito con 20 anni di galera qui viene depenalizzato? Cioè non si possono prendere solo quelle che c'è fanno la pena, comodo. C'è la pena di morte in America. C'è la pena di morte. No, no, ma anche in America il falso in bilancio, anche in Italia, con tutti i vari reati che avvengono per la commissione del falso in bilancio, porta a una pena sommata di 22 anni. Quindi siamo esattamente sullo stesso livello è di colossale, pena. Questa è colossale. Devo dire, dovendo scegliere la palla prego, dell'anno, questa è più grande. Io lo so che ci sono le ultime cartucce che sono restate dalla parte là. Basta guardare un caso recente, quello della Parmalat, dove tutti i reati attribuiti a chi ha provocato quella situazione portano ad una pena che sommata arriverà a 22 anni. Tutto qui. Fermi, lo so, potremmo... Guardate, forse per me io vi richiamerei domani e facciamo un'altra puntata. So che fra l'altro sareste anche disponibili, però non posso quello, quello là poi schiatta. Però quello che voglio dire è un'altra cosa. Siamo agli ultimi minuti. Io chiedo 2 minuti per rivolgersi direttamente agli elettori dell'onorevole Diliberto e 2 minuti dell'onorevole Berlusconi e poi, se quella roba delle mani grondante è superata, una stretta di mano finale e un applauso corale dei nostri spettatori qui in studio. I 2 minuti... Io sarò anche più rapido di 2 minuti. Io mi sono accorto in questi 5 anni che i miei genitori mi avevano fatto un grandissimo regalo e sinceramente me ne sono accorto solo adesso, perché ci si accorge di quanto importanti siano le cose quando sono in pericolo. È come la salute, uno si accorge di quanto sia importante quando si ammala. Bene, il regalo che hanno fatto a quelli della mia generazione i nostri genitori è stato quello di farci nascere, crescere e diventare adulti in una società fondata sui diritti e sulle libertà, la società della Costituzione Repubblicana. Allora io credo che la mia generazione abbia oggi il dovere di battersi sino in fondo per fare ai propri figli uno stesso regalo, l'identico regalo, farli nascere, crescere e diventare adulti in una società fondata sui diritti che sono di tutti, perché altrimenti si chiamano privilegi, ed è appunto la logica con la quale per 5 anni hanno governato. Il 9 aprile, per cortesia, mandiamole a casa. Hai salvato un minuto. Puoi fare il saluto. Questa del mandarli a casa è l'unica cosa che tiene insieme questo caos della sinistra, è l'unica cosa su cui si trovano d'accordo. Io voglio dire invece a tutti coloro che ascoltano, ai ragazzi in particolare che sono qui, che il 9 di aprile non si decide tra un governo o l'altro, tra il signor Berlusconi e il signor Prodi, o che so, il signor D'Alema, se sarà lui a sostituire Prodi successivamente. Si decide su 2 diverse concezioni
dello Stato, della società, della vita civile, dell'uomo. Da una parte c'è la loro concezione dello Stato forte, dello Stato che ritiene che i cittadini debbano essere al suo servizio, dello Stato che deve intervenire nell'economia, nella vita civile, che deve decidere per tutti, dello Stato che per fare questo deve organizzarsi attraverso un mare di entità e di organismi, e quindi uno Stato che costa di più, uno Stato che fa pagare più tasse ai cittadini. Dall'altra parte c'è la nostra concezione dello Stato, uno Stato che deve essere, secondo noi, uno Stato che presta i servizi, che non deve intromettersi nella vita dei cittadini, che deve rispettare la sfera di attività dei cittadini, quella che è indicata da un grande principio di libertà e di democrazia, che è il principio di sussidiarietà, e quindi uno Stato che deve chiedere ai cittadini soltanto le tasse giuste in contraccambio dei servizi che esso Stato presta ai cittadini, in cui siano rispettati i diritti di libertà. E ricordo che senza libertà non ci possono essere nessun altro bene, non ci può essere speranza, non ci può essere benessere. Ecco, lo Stato a cui guardiamo noi è uno Stato che, nel quale nessun cittadino possa avere paura se al governo del Paese va l'altra parte politica, uno Stato che non rappresenti nella magistratura, nelle sue istituzioni, un nemico in agguato, ma che sia invece uno Stato pronto a sostenere chi ha bisogno e che possa far sì che la porta della speranza possa rimanere aperta per tutti. Allora, stringetevi la mano, è una cosa... Mentana, ma e applauditevi, io sono applauditevi tutte e due. Io sono una persona educata, i comunisti sono educati. E anche gli altri. Anche. No, ma no, perché sembrava, no, che ho descritto come un mostro. Non è così come vedo. Allora, io spero che sia stata utile questa puntata. Adesso stanno fraternizzando apertamente. Un saluto, buonanotte da Matrix. Questo.